Secondo Libro delle Cronache, capitolo primo. Salomone, figliuolo di Davide, si stabilì saldamente nel suo regno, e l'Eterno, il suo Dio, fu con lui e lo elevò a somma grandezza. Salomone parlò a tutto Israele, ai capi delle migliaia e delle centinaia, ai giudici e a tutti i principi capi delle case patriarcali di tutto Israele. Ed egli con tutta la radunanza si recò all'alto luogo che era in Gabaon, quivi infatti si trovava la tenda di convegno di Dio che Mosè servo dell'Eterno aveva fatta nel deserto. Quanto all'arca di Dio, Davide l'aveva trasportata da Kiriet Gerin al luogo che l'aveva preparato, poiché egli aveva rizzata per lei una tenda a Gerusalemme. E l'altare di rame fatto da Beth Salel, figliuolo di Uri, figliuolo di Ur, si trovava anch'esso a Gabaon, davanti al tabernacolo dell'Eterno. Salomone e l'assemblea vennero a ricercarvi l'Eterno, e qui quivi sull'altare di rame che era davanti alla tenda di convegno, Salomone offerse in presenza dell'Eterno mille olocausti in quella notte. I Dio Apparve a Salomone e gli disse, «Chiedi quello che vuoi che io ti dia». Salomone rispose a Dio, «Tu hai trattato con gran benevolenza Davide mio padre e hai fatto regnare me in luogo suo. Ora, o oh eterno Dio, se avveri la promessa che hai fatta a Davide mio padre, poiché tu mi fatto re di un popolo numeroso come la polvere della terra, dammi dunque saviezza e intelligenza» affinché io sappia come condurmi di fronte a questo popolo, poiché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? E Dio disse a Salomone, Già che questo è ciò che hai nel cuore, e non hai chiesto ricchezze, né beni, né glorie, né la morte dei tuoi nemici, e nemmeno una lunga vita, ma hai chiesto, per la saviezza e per l'intelligenza per poter amministrare la giustizia per il mio popolo del quale io t'ho fatto re, la saviezza e l'intelligenza ti sono concesse, e, oltre a questo, ti darò ricchezze, beni e gloria, come mai l'ebbero mai i re che t'hanno preceduto, e come mai l'avranno alcuno dei tuoi successori. E Salomone Tornò dall'alto luogo che era Gabaon e dalla tenda di convegno a Gerusalemme e regnò sopra Israele. Salomone radunò carri e cavalieri, ed ebbe mille quattrocento carri, dodicimila cavalieri, che stanziò nelle città dove teneva i carri, e presso al re a Gerusalemme. E il Re fece sì che l'argento e l'oro erano a Gerusalemme così comuni come le pietre e i cedri tanto abbondanti quanto i sicomori della pianura. I cavalli che Salomone aveva gli venivano condotti dall'Egitto e le carovane dei mercanti del Re li andavano a prendere a mandrie per un prezzo convenuto e facevano uscire dall'Egitto e giungere a destinazione un equipaggio per il costo di seicento sicli d'argento un cavallo, per il costo di centocinquanta. Nello stesso modo, per mezzo di quei mercanti, se ne facevano venire per tutti i re degli Itei e per i re della Siria. Secondo libro delle cronache Capitolo secondo Salomone decise di costruire una casa per il nome dell'Eterno e una casa reale per sé. Salomone arruolò settantamila uomini per portar pietre, ottantamila per tagliare pietre nella montagna e tremila seicento per sorvegliarli. Poi Salomone mandò a dire ad Uram re di Tiro: Fa come facesti con Davide mio padre, al quale mandasti dei cedri per edificarsi una casa di abitazione. Ecco, io sto per edificare una casa per il nome dell'Eterno del Dio mio, per consacrargliela, per bruciare dinanzi a Lui il profumo fragrante, per esporvi permanentemente i pani della presentazione, e per offrirvi gli Olocausti del mattino e della sera, dei sabati, dei noviluni e delle feste dell'Eterno del Dio nostro. Questa è una legge perpetua per Israele. La casa che io sto per edificare sarà grande perché il Dio nostro è grande sopra tutti gli dei. Ma chi sarà da tanto da edificargli una casa se i cieli e i cieli dei cieli non lo possono contenere? E chi sono io per edificargli una casa se non sia tutt'al più per bruciarvi dei profumi dinanzi a Lui? Mandami dunque un uomo abile a lavorare l'oro, l'argento, il rame, il ferro, la porpora, lo scarlato, il violaceo, che sappia fare ogni sorta di lavori di d'intagli, collaborando con gli artisti che sono presso di me in Giuda e a Gerusalemme, e che Davide mio padre aveva approntati. Mandami anche dal Libano del Legname di Cedro, di Cipresso e di Sandalo perché io so che i tuoi servi sono abili nel tagliare il legname del Levano, ed ecco i miei servi saranno coi servi tuoi per prepararmi del legname in abbondanza, giacché la casa che io sto per edificare sarà grande e meravigliosa. E ai, e ai tuoi servi che abbatteranno e taglieranno il legname, io darò ventimila cori di grano battuto, ventimila cori d'orzo, ventimila bati di vino e ventimila bati d'olio. E Uram, re di Tiro, rispose così in una lettera che mandò a Salomone. L'Eterno, perché ama il suo popolo, ti ha costituito re su di esso. Uram aggiunse, Benedetto sia l'Eterno, il Dio di Israele, che ha fatto i cieli e la terra, perché ha dato al re Davide un figliuolo savio, pieno di seno e di intelligenza, il quale edificherà una casa per l'Eterno e una casa reale per sé. Io ti mando dunque un uomo abile e intelligente maestro Uram, figliuolo d'una donna delle tribù di Dan e di padre Tiro, il quale è abile di lavorare l'oro, l'argento, il rame, il ferro, la pietra, il legno, la porpora, il violaceo, il bisso, lo scarlatto, e sa pur fare ogni sorta di lavoro d'intaglio e di eseguire qualsiasi lavoro d'arte di si affidi. Egli collaborerà con i tuoi artisti e con gli artisti del mio signore Davide, tuo padre. Or dunque, mandi il mio signore ai suoi servi il grano, l'orzo, l'olio e il vino di cui egli ha parlato, e noi dal canto nostro taglieremo del legname del Libano quanto te ne abbisognerà. Te lo spediremo per mare su zattere fine a Giafo e tu lo farai trasportare a Gerusalemme. Salomone fece fare il conto di tutti gli stranieri che si trovavano nel paese d'Israele, e dei quali già Davide suo padre aveva fatto il censimento, e se ne trovò 153.600, e ne prese 70.000 per portare pesi, 80.000 per tagliare pietre della montagna, e 3.600 per sorvegliare e far lavorare il popolo. Secondo libro delle Cronache, capitolo terzo. Salomone cominciò a costruire la casa dell'Eterno a Gerusalemme sul monte Moria dove l'Eterno era apparso a Davide suo padre nel luogo che Davide aveva preparato nell'aia di Ornam il Gebuseo. Egli cominciò la costruzione il secondo giorno del secondo mese del quarto anno del suo regno. Or queste sono le misure dei fondamenti gettati da Salomone per la costruzione della casa di Dio. La lunghezza incubiti dell'antica misura era di 60 cubiti, la larghezza di 20 cubiti, il portico sul davanti della casa aveva 20 cubiti di larghezza, rispondente alla larghezza della casa e 120 d'altezza. Salomone ricoprì d'oro finissimo l'interno della casa, egli ricoprì la casa maggiore di legno di cipresso, poi la rivestì d'oro finissimo, e vi fece scolpire delle palme delle catenelle, Rivestì quella casa di pietre preziose per ornamento, e l'oro era quello di Pavaim. Rivestì pure d'oro la casa, le travi, gli stipiti, le pareti e le porte, e sulle pareti feci dei cherubini d'intaglio. E costruì il luogo Santissimo. Esso aveva venti cubiti di lunghezza, corrispondenti alla larghezza della casa, e venti cubiti di larghezza. Lo ricoprì d'oro finissimo del valore di 600 talenti e il peso dell'oro per i chiodi ascendeva a 50 sicli. Rivestì anche d'oro le camere superiori. Nel luogo santissimo fece scolpire due statue di cherubini che furono ricoperti d'oro. Le ali dei cherubini avevano 20 cubiti di lunghezza, l'ala del primo, lunga 5 cubiti, toccava la parete della casa, l'altra ala pure di cinque cubiti toccava l'ala del secondo cherubino, l'ala del secondo cherubino lunga cinque cubiti toccava la parete della casa, l'altra ala pure di cinque cubiti arrivava all'ala dell'altro cherubino. Le ali di questi cherubini spiegate misuravano venti cubiti, esse stavano ritti in piedi e avevano le facce volte verso la sala, e fece il velo di filo violaceo porporino scarlatto di bisso. E vi fece ricamare dei cherubini. Fece pure davanti alla casa due colonne di trentacinque cubiti d'altezza, e il capitello in cima a ciascuno era di cinque cubiti. Fece delle catenelle come quelle che erano nel santuario, e le pose in cima alle colonne, e fece cento melagrane che sospese alle catenelle. E rizzò le colonne dinanzi al tempio, una a destra e l'altra a sinistra, e chiamò quella di destra, Justin, quella di sinistra, Boaz. Secondo libro delle Cronache, capitolo quarto. Poi fece un altare di rame lungo 20 cubiti, largo 20 cubiti e alto 10 cubiti. Fece pure il mare di getto che aveva 10 cubiti da un lorlo all'altro, era di forma perfettamente rotonda, aveva 5 cubiti d'altezza, e una corda di trenta cubiti ne misurava la circonferenza. Sotto all'orlo lo circondavano delle figure di buoi, dieci per cubito, facendo tutto il giro del mare, erano disposti in due ordini ed erano stati fusi insieme col mare. Questo posava su dodici buoi, dei quali tre guardavano a settentrione, tre a occidente, tre a mezzogiorno e tre ad oriente. Il mare stava su di essi e le parti Posteriori dei buoi erano volte verso il di dentro. Esso aveva lo spessore d'un palmo. Il suo orlo, fatto come l'orlo d'una coppa, aveva la forma d'un fior di giglio. Il mare poteva contenere tremila bati. Fece pure dieci conche e ne pose cinque a destra e cinque a sinistra perché servissero alle purificazioni. Vi si lavava ciò che serviva agli olocausti. Il mare era destinato alle abulazioni dei sacerdoti e fece i dieci candelabri d'oro conformemente alle norme che li consermevano e li pose nel tempio cinque a destra e cinque a sinistra. Fece anche dieci tavole che pose nel tempio cinque a destra e cinque a sinistra e fece cento bacini d'oro fece pure il cortile dei sacerdoti e il gran cortile con le sue porte delle quali ricoprì di rame i battenti, e pose il mare al lato destro della casa verso il sud est. Uran fece pure i vasi per le sceneri, e le palette, e i bacini. Così Uran compì l'opera che aveva fatta per il re Salomone nella casa di Dio, le due colonne, le due palle dei capitelli in cima alle colonne, i due reticolati per coprire le due palle dei capitelli in cima alle colonne, le 400 melagrane per i due reticolati, a due ordini di melagrane per ogni reticolato, per coprire le due palle dei capitelli in cima alle colonne, e fece le basi e le conche delle basi, il mare che era unico, e i dodici buoi sotto il mare, e i vasi per le cenere, le palette, i forchettoni e tutti gli utensili accessori. Maestro Uram li fece per il re Salomone e per la casa dell'Eterno di rame tirato, e pulimento. Il re li fece fondere nella pianura del Giordano in un suolo argilloso fra Succo e Zereda. Salomone fece tutti questi utensili in così gran quantità che non se ne riscontrò il peso del rame. Salomone fece fabbricare tutti gli arredi della casa di Dio, l'altare d'oro, le tavole sulle quali si mettevano i panni della presentazione, i candelabri d'oro puro. Con le loro lampade da accendere secondo la norma stabilita davanti al santuario, i fiori, le lampade, gli smoccolatoi d'oro del più puro, i coltelli, i bacini, le coppe, i brasieri d'oro fino. Quanto alla porta della casa, i battenti interiori dell'ingresso del luogo Santissimo e le porte della casa dell'ingresso del tempio erano d'oro. Secondo libro delle Cronache, capitolo quinto. Così fu compiuta tutta l'opera che Salomone fece eseguire per la casa dell'Eterno e Salomone fece portare l'argento, l'oro e tutti gli utensili che Davide suo padre aveva consacrati, e li mise nei tesori della casa di Dio. Allora Salomone ragionò a Gerusalemme gli anziani di Israele e tutti i capi delle tribù e i principi delle famiglie patriarcali dei figlioli d'Israele per portare sull'arca del patto dell'Eterno dalla città di Davide, cioè da Sion. Tutti gli uomini di Israele si radunarono presso il Re per la festa che cadeva il settimo mese. Arrivati che furono tutti gli anziani di Israele, i Leviti presero l'arca e portarono sull'arca la tenda di convegno e tutti gli utensili sacri che erano nella tenda e i sacerdoti e i Leviti eseguirono il trasporto. Il re Salomone e tutta la radunanza di Israele, convocata presso di lui, si raccolsero davanti all'arca e immolarono pecore e buoi in tal quantità da non potersi contare né calcolare. I sacerdoti portarono l'arca del patto dell'Eterno al luogo destinato, nel santuario della casa, nel luogo Santissimo, sotto le ali dei cherubini, poiché i cherubini avevano le ali spiegate sopra il sito dell'arca e coprivano. Dall'alto l'arca e le sue stanghe. Le stanghe avevano una tale lunghezza che le loro estremità si vedevano sporgere dall'arca davanti al santuario, ma non si vedevano dal di fuori. Esse sono rimaste qui fino al di d'oggi. Nell'arca non v'era altro se non le due tavole di pietra che Mosè vi aveva fatto deposte sullo Oreb quando l'Eterno fece patto con i figlioli di Israele dopo che questi furono usciti dal Paese d'Egitto. Ora avvenne che mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, già che tutti i sacerdoti presenti si erano santificati senza osservare l'ordine delle classi, e tutti i leviti, cantori, Asaf, Emman, Geduthun, i loro figliuoli e i loro fratelli, vestiti di bisso, coi cembali, salteri, cedre, stavano in pie ad oriente dell'altare, e con essi centoventi sacerdoti che suonavano la tromba. Mentre, dico, quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano, come un sol uomo, fecero dire un'unica voce per celebrare e per laudare l'Eterno, e alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti musicali, e celebrarono l'Eterno, dicendo, Celebrate l'Eterno perché gli è buono, perché la sua benignità dura in perpetuo. Avvenne che la casa, la casa dell'Eterno, fu riempita da una nuvola, e i sacerdoti non poterono rimanervi per farvi l'ufficio loro a motivo della nuvola poiché la gloria dell'Eterno riempiva la casa di Dio. Secondo libro delle Cronache, capitolo VI. Allora Salomone disse, L'Eterno ha dichiarato che abiterebbe nell'oscurità. E io ti ho costruito una casa per la tua abitazione, un luogo dove tu dimorerai in perpetuo. Poi il re voltò la faccia e benedisse tutta la radunanza di Israele e tutta la radunanza di Israele stava in piedi, e disse: Benedetto sia l'Eterno il Dio Israele, il quale di sua propria bocca parlò a Davide, mio padre. E con la sua potenza ha adempiuto quel che aveva dichiarato dicendo, dal giorno che trassi il mio popolo d'Israele dal paese d'Egitto, io non scelsi alcuna città fra tutte le tribù d'Israele per edificarvi una casa ove il mio nome dimorasse, e non scelsi alcun uomo perché fosse il principe del mio popolo d'Israele. Ma ho scelto Gerusalemme perché il mio nome vi dimori, e ho scelto Davide per regnare sul mio popolo d'Israele. Ora Davide mio padre ebbe in cuore di costruire una casa al nome dell'Eterno, del Dio di Israele, ma l'Eterno disse a Davide mio padre, quando all'aver tu hai avuto in cuore di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene ad aver questo in cuore. Però non sarai tu che edificherai la casa, ma il tuo figliuolo che uscirà dalle tue viscere sarà quelli che costruirà la casa del mio nome. E l'Eterno ha adempiuto la parola che aveva pronunziata. E io son sorto in luogo di Davide mio padre e mi son assiso sul trono di Israele come l'Eterno aveva annunziato, e ho costruito la casa al nome dell'Eterno, del Dio di Israele e qui vi ho posto l'arca nella quale è il patto dell'Eterno, il patto che egli fermò con i figliuoli di Israele. Poi Salomone si posse davanti all'altare dell'Eterno in presenza di tutta la radunanza di Israele e stese le sue mani. Egli, infatti, aveva fatto costruire una tribuna di rame lunga 5 cubiti, larga 5 cubiti e alta 3 cubiti, e l'aveva posta in mezzo al cortile. Egli vi salì, si mise in ginocchio in presenza di tutta la radunanza di Israele, stese le mani verso il cielo e disse: «O eterno Dio d'Israele, non v'è Dio che sia simile a te, né in cielo né in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che camminano in tua presenza con tutto il cuor loro. Tu hai mantenuto la promessa da te fatta al tuo servo Davide, mio padre, e ciò che dichiarasti con la tua propria bocca, la tua mano, oggi la dempie». Ora dunque, O oh eterno, il Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide, mio padre, la promessa che gli facesti dicendo, non ti mancherà mai qualcuno che segga nel mio cospetto sul trono di Israele, perché i tuoi figliuoli vegliano sulla loro condotta e camminino secondo la mia legge, come tu hai com camminato in mia presenza. Or dunque, O oh eterno, Dio di Israele, veri la parola che dicesti al tuo servo Davide, ma egli è proprio vero che Dio abiti con gli uomini sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere quanto meno questa casa che io ho costruita. Non di meno, o oh Eterno Dio mio, abbi riguardo alla preghiera del Tuo Servo e alla Sua supplicazione ascoltando il grido e la preghiera che il Tuo Servo ti rivolge. Siano gli occhi tuoi giorno e notte aperti su questa casa sul luogo nel quale dicesti di voler mettere il tuo nome, ascolta la preghiera che il tuo servo farà rivolto a questo luogo, ascolta le supplicazioni del tuo servo e del tuo popolo israele quando pregheranno rivolti a questo luogo, ascoltali dal luogo della tua timore nei cieli, ascolta e perdona. Quando uno avrà peccato contro il suo prossimo, e si esigerà da lui il giuramento per costringerlo a giurare, se quelli viene a giurare davanti al tuo altare in questa casa, tu ascoltalo dal cielo, agisci e giudica i tuoi servi, condanna il colpevole facendo ricadere sul suo capo i suoi atti, e dichiara giusto l'innocente trattandolo secondo la tua giustizia. Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto dal nemico per aver peccato contro di te, se ne torna a te, se dà gloria al tuo nome e ti rivolge preghiere e supplicazioni in questa casa, tu esaudiscilo dal cielo, perdona al tuo popolo di Israele il suo peccato e riconduscilo nel paese che desti a lui e ai suoi padri. Quando il cielo sarà chiuso e non vi sarà più pioggia a motivo dei loro peccati contro di te, se essi pregano rivolti a questo luogo, se danno gloria al tuo nome e si convertono dai loro peccati perché li avrai afflitti, e tu esaudisci dal cielo, perdona il loro peccato ai tuoi servi e al tuo popolo di Israele, ai quali avrai mostrato la buona strada per cui debbano camminare, e manda la pioggia sulla terra che hai data come eredità al tuo popolo. Quando il paese sarà invaso dalla carestia, dalla peste, dalla ruggine, dal carbone, dalle locuste, dai bruci, quando il nemico assalirà il tuo popolo nel suo paese, nelle sue città, quando scoppierà voglia flagello o epidemia, ogni preghiera, ogni supplicazione che ti sarà rivolta da un individuo o dall'intero tuo popolo di Israele, allorché ciascun avrà riconosciuta la sua piaga e il suo dolore, e stenderà le sue mani verso questa casa, tu esaudiscila dal cielo, dal luogo della tua dimora, e perdona» rendi a ciascuno secondo le sue vie tu che conosci il cuore d'ognuno poiché tu solo conosci il cuore dei figliuoli degli uomini affinché essi ti temano e camminano nelle tue vie tutto il popolo tempo che avranno nel paese che tu desti ai padri nostri anche lo straniero che non è del tuo popolo d'Israele quando verrà da un paese lontano a motivo del tuo gran nome della tua mano potente, del tuo braccio disteso, quando verrà a pregarti in questa casa, tu esaudiscilo dal cielo, dal luogo della tua dimora, e concedi a questo straniero tutto quello che ti domanderà, affinché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome per temerti, come fa il tuo popolo di Israele, e sappiano che il tuo nome è invocato su questa casa che io ho costruita. Quando il tuo popolo Partirà per muover guerra al suo nemico seguendo la via per la quale tu l'avrai mandato. Se ti innalza preghiera rivolto alla città che tu hai scelta e alla casa che io ho costruita nel tuo nome, esaudisci dal cielo le sue preghiere, le sue supplicazioni e fagli ragione. Quando peccheranno contro di te, poiché non v'è uomo che non pecchi, e tu ti sarai Mosso a sdegno contro di loro, e li avrai abbandonati in balia del nemico che li menerà in cattività in un paese lontano o vicino. Se nel paese dove saranno schiavi rientrano in se stessi, se tornano a te e ti rivolgono supplicazioni nel paese del loro servaggio e dicono, abbiamo peccato, abbiamo operato iniquamente, siamo stati malvagi. Se tornano a te con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro nel paese del loro selvaggio dove sono stati menati schiavi ti pregano rivolti al loro paese, al paese che tu desti ai loro padri, alla città che tu hai scelta e alla casa che io ho costruita nel tuo nome, esaudisci dal cielo, dal luogo della tua dimora, la loro preghiera e le loro supplicazioni e fa loro ragione, perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te. Ora, o oh Dio mio, siano aperti gli occhi tuoi e siano attente le tue orecchie alla preghiera fatta in questo luogo. Ed ora levati, o oh eterno Dio, vieni al luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua forza. I tuoi sacerdoti, o oh eterno Dio, siano rivestiti di salvezza e giubilino nel nome dei tuoi fedeli, o oh eterno, o oh Dio, non respingere la faccia del tuo unto. Ricordati delle grazie fatte a Davide, tuo servo. Secondo Libro delle Cronache Capitolo 7 Quando Salomone ebbe finito di pregare, il fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto e i sacrifici, e la gloria dell'Eterno riempì la casa. E i sacerdoti non potevano entrare nella casa dell'Eterno a motivo della gloria dell'Eterno che riempiva la casa dell'Eterno. Tutti i figliuoli di Israele videro scendere il fuoco e la gloria dell'Eterno sulla casa, e si chinarono con la faccia a terra, si prostrarono sul pavimento e lodarono l'Eterno dicendo Celebrate l'Eterno perché Egli è buono e perché la sua benignità dura in perpetuo. Poi il Re e tutto il popolo offrirono dei sacrifici davanti all'Eterno. Il Re Salomone offrì in sacrificio 22.000 buoi e 120.000 pecore. Così il Re e tutto il popolo dedicarono la casa di Dio. I sacerdoti stavano in pie intenti ai loro uffici, così pure i Leviti con gli strumenti musicali consacrati all'Eterno, che il Re Davide aveva fatti per lodare l'Eterno, la cui benignità dura in perpetuo, quando anche Davide celebrava con essi l'Eterno. E i sacerdoti Sonavano la tromba di rimpetto ai Leviti, e tutto Israele stava in piedi. Salomone consacrò la parte di mezzo del cortile che è davanti alla casa dell'Eterno, poiché offrì quivi gli olocausti e i grassi dei sacrifici di azioni di grazie, giacché l'altare di rame che Salomone aveva fatto non poteva contenere gli olocausti, le oblazioni e i grassi. E in quel tempo Salomone celebrò la festa per sette giorni, e tutto Israele con lui. Ci fu una grandissima radunanza di gente venuta da tutto il paese, dai dintorni di Amat fino al torrente d'Egitto. L'ottavo giorno fecero una radunanza solenne, poiché celebrarono la dedicazione dell'altare per sette giorni, e la festa per altri sette giorni. Il ventitreesimo giorno del settimo mese Salomone rimandò alle sue tende il popolo allegro e col cuore contento per il bene che l'Eterno aveva fatto a Davide e a Salomone e a Israele, suo popolo. Salomone dunque terminò la casa dell'Eterno e la casa reale e condusse a felice compimento tutto quello che aveva avuto in cuore di fare nella casa dell'Eterno e nella sua propria casa. E l'Eterno apparve di notte a Salomone e gli disse, io ho esaudita la tua preghiera, mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici, quando io chiuderò il cielo in guisa che non vi sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste fra il mio popolo. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega e cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo e gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. I miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo poiché ora ho scelto e santificata questa casa affinché il mio nome vi rimanga in perpetuo e gli occhi miei e il mio cuore saranno quivi sempre quanto a te se tu cammini dinanzi a me come camminò Davide tuo padre facendo tutto quello che t'ho comandato e se osservi le mie leggi i miei precetti io stabilirò il trono del tuo regno come promisi a Davide tuo padre dicendo non ti mancherà mai qualcuno che regni sopra Israele ma se vi ritraete da me, e abbandonate le mie leggi e i miei comandamenti che io vi ho posti dinanzi, e andate invece a servire altri Dei e a prostrarvi dinanzi a loro, io vi sradicherò dal mio paese che ho dato, e ricetterò dal mio cospetto la casa che ho consacrata al mio nome, e la farò divenire la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Chiunque passerà vicino a questa casa, già così eccelsa, stupirà e dirà, perché l'Eterno ha egli ritratto in tal guisa questo paese e questa casa? E si risponderà, perché hanno abbandonato l'Eterno, l'iddio dei loro padri, che li trasse dal paese d'Egitto, si sono invaghiti di altri Dei, si sono prostrati dinanzi a loro e li hanno serviti. Ecco perché l'Eterno ha fatto venire tutti questi mali su loro». Secondo libro delle Cronache, capitolo ottavo Ora venne che, passati i venti anni nei quali Salomone edificò la casa dell'Eterno e la sua propria casa, egli ricostruì le città che Uram gli aveva dato e vi fece abitare i figliuoli di Israele. E Salomone marciò contro Amat, Soba e se ne impadronì e ricostruì Tadmor nella parte deserta del paese e tutte le città di rifornimento in Amat. Ricostruì pure Bet-Oron superiore e Bet-Oron inferiore, città forti, munite di mura, di porte e di sbarre, riedificò Balaat e tutte le città di rifornimento che appartenevano al re, tutte le città per i suoi carri, le città per i suoi cavalieri, Insomma, tutto quello che gli piacque di costruire a Gerusalemme, al Libano e in tutto il paese del suo dominio, di tutta la popolazione che era rimasta degli Ittei, degli Amorei, dei Feresei, degli Ivei, dei Gabusei, che non erano di Israele, vale a dire dei loro discendenti che erano rimasti dopo di loro nel paese e che gli israeliti non avevano distrutti, Salomone fece tanti servi per le comandate, e tali sono rimasti fino al oggi. d'oggi. Ma dei figliuoli di Israele Salomone non impiegò alcuno come servo per i suoi lavori essi furono la sua gente di guerra, capi dei suoi condottieri e comandanti dei suoi carri e dei suoi cavalieri. I capi preposti al popolo dal re Salomone incaricati di sorvegliarlo erano in numero di duecentocinquanta. Or Salomone fece salire la figliuola di Faraone dalla città di Davide alla casa che gli aveva fatto costruire, perché disse: La moglie mia non abiterà nella casa di Davide re d'Israele, perché i luoghi dove era entrata l'arca dell'Eterno son santi. Allora Salomone offrì degli olocausti all'Eterno sull'altare dell'Eterno che gli aveva costruito davanti al portico. Offriva quello che bisognava offrire secondo l'ordine di Mosè ogni giorno, nei sabati, nei noviluni e nelle feste solenni, tre volte all'anno, alla festa degli azzimi, alla festa delle settimane e alla festa delle capanne. E stabilì nelle loro funzioni, come le aveva regolate Davide suo padre, le classi dei sacerdoti. I leviti, nella loro incombenza di celebrare l'Eterno e fare il servizio in presenza dei sacerdoti giorno per giorno, e i portinai, e ciasc a ciascuna porta secondo le loro classi, poiché così aveva ordinato Davide l'uomo di Dio. E non si deviò in nulla dagli ordini che il Re aveva dato circa i sacerdoti e i leviti, come pure relativamente ai tesori. Così fu condotta tutta l'opera di Salomone dal giorno in cui fu fondata la casa dell'Eterno fino a quando fu terminata. La casa dell'Eterno ebbe il suo perfetto compimento. Allora Salomone partì per Estion Geber e per Elot sulla riva del mare nel paese di Edom e Uram per mezzo della sua gente gli mandò delle navi e degli uomini che conoscevano il mare, i quali andarono con la gente di Salomone ad Ophir, vi presero quattrocentocinquanta talenti d'oro e li portarono al re Salomone. Secondo libro delle cronache, capitolo 9. Ora la regina di Sheba, avendo udito la fama che circondava Salomone, venne a Gerusalemme per metterlo alla prova con degli enimmi. E la giunse con un numerosissimo seguito con cammelli carichi di aromi, d'oro in gran quantità e di pietre preziose. E recatesi da Salomone gli disse tutto quello che aveva in cuore. Salomone rispose a tutte le questioni proposte da lei e non ci fu cosa che fosse oscura per il re e che egli non sapesse spiegare. E quando la regina di Sheba ebbe veduto la sapienza di Salomone e la casa che gli aveva costruita, e le vivande della sua mensa e gli alloggi dei suoi servi e l'ordine di servizio dei suoi ufficiali e le loro vesti e i suoi coppieri e le loro vesti e gli olocausti che gli offriva nella casa dell'Eterno, rimase fuori di sé dalla meraviglia. E disse al Re, quello che avevo sentito dire nel mio paese dei fatti tuoi e della tua sapienza era dunque vero. Ma io non ci ho creduto finché non sono venuta io stessa e non ho visto con gli occhi miei. Ed ecco, ora non mi era stata riferita neppure la metà della grandezza della tua sapienza. Tu sorpassi la fama che m'era giunta. Beata la tua gente, beati questi tuoi servi che stanno del continuo dinanzi a te ed ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto l'Eterno il tuo Dio, il quale t'ha gradito mettendoti sul suo trono, onde tu regni per l'Eterno, per il tuo Dio. Lì Dio ti ha stabilito re per far ragione e giustizia perché gli ama Israele e vuol conservarlo in perpetuo. Poi, ella donò al re centoventi talenti d'oro, Grandissima quantità di aromi e delle pietre preziose. Non vi furono più tali aromi come quelli che la regina di Sheba diede al re Salomone. I servi di Uram e i servi di Salomone che portavano oro da Ophir, portavano anche del legno di sandalo e delle pietre preziose, e di questo legno di sandalo il re fece delle scale per la casa dell'Eterno e per la casa reale, delle scetre e dei salteri per i cantori. Del legno come questo non se n'era mai visto prima nel paese di Giuda. Il re Salomone diede alla regina di Sheba tutto quella che essa bramò, e chiese oltre all'equivalente di quello che essa aveva portato al re. Poi ella si rimise in cammino e coi suoi servi se ne ritornò al suo paese. Ora, il peso dell'oro che giungeva ogni anno a Salomone era di 666 talenti. Oltre quello che percepiva dai trafficatori e dai negozianti che gliele portavano da tutti i re dall'Arabia e dai governatori del paese che recavano a Salomone dell'oro e dell'argento. E il re Salomone fece fare duecento scudi grandi d'oro battuto per ognuno dei quali impiegò 600 sicli d'oro battuto e trecento altri scudi d'oro battuto per ognuno dei quali impiegò trecento sicli d'oro. E il re li mise nella casa della foresta del Libano e il re fece pure un gran trono d'avorio che rivestì d'oro puro. Questo trono aveva sei gradini e una predella d'oro connessi col trono. Vennero dei bracci da un lato e dall'altro del seggio e due leoni stavano presso i bracci e dodici leoni stavano su sei gradini da una parte e dall'altra. Niente di simile era ancora stato fatto in vero un altro regno. E tutte le coppe del re di Salomone erano d'oro, e tutto il vasellame della casa della foresta del Libano era d'oro puro. Dell'argento non si faceva alcun conto al tempo di Salomone, poiché il re aveva delle navi che andavano a Tarsis con la gente di Uram, e una volta ogni tre anni venivano le navi da Tarsis, recando l'oro, l'argento, l'avorio, scimmie e pavoni. Così il re Salomone fu il più grande di tutti i re della terra per ricchezze e per sapienza. E tutti i re della terra cercavano di vedere Salomone per udire la sapienza che Dio gli aveva messa in cuore. E ognun d'essi gli portava il suo dono: vasi d'argento, vasi d'oro, vesti, armi, aromi, cavalli, muli. E questo avveniva ogni anno. Salomone aveva delle scuderie per quattromila cavalli, dei carri e dodicimila cavalieri, che distribuiva nelle città dove teneva i suoi carri, e in Gerusalemme presso di sé. Egli signoreggiava su tutti i re dal fiume, sino al paese dei Filistei e fino ai confini d'Egitto. E il re fece sì che l'argento era in Gerusalemme così comune come le pietre, e i cedri tanto abbondanti quanti si comori della pianura. E si conducevano a Salomone dei cavalli dell'Egitto e da tutti i paesi. Ora, il rimanente delle azioni di Salomone, le prime e le ultime, sono scritte nel libro di Natan il profeta, nella profezia di Ahija il Scilo, e nelle visioni di Geddo il Veggente relative a Geroboamo figliolo di Nebat. Salomone regnò a Gerusalemme su tutto Israele quarant'anni. Poi Salomone si addormentò con suoi padri, e fu sepolto nella città di Davide suo padre, e Roboamo suo figliolo regnò in luogo suo. Secondo libro delle Cronache, capitolo decimo. Roboamo andò a Sichem perché tutto Israele era venuto a Sichem per farlo re. Quando Geroboamo, figliolo di Nebat, ebbe di ciò notizia si trovava ancora in Egitto dove era fuggito per scampare dal re Salomone. E tornò dall'Egitto e lo mandarono a chiamare, e Geroboamo e tutto Israele vennero e parlarono a Roboamo e gli dissero, «Tuo padre ha reso duro il nostro gioco, ora rendi tu più lieve la dura servitù e il gioco pesante che tuo padre ci ha imposti, e noi ti serviremo». Ed egli rispose loro, «Tornate da me fra tre giorni». E il popolo se ne andò. Il re Roboamo si consigliò coi vecchi che erano stati al servizio del re, Salomone, suo padre, mentre era vivo, e disse che mi consigliate voi di rispondere a questo popolo? E quelli gli parlarono così: se ti mostri benevolo verso questo popolo, e gli compiaci, e se gli parli con bontà, ti sarà servo per sempre. Ma Roboamo abbandonò il consiglio datogli dai vecchi e si consigliò coi giovani che erano cresciuti con lui ed erano stati al suo servizio, e disse loro: come consigliate voi che rispondiamo a questo popolo che mi ha parlato dicendo alleva il gioco che tuo padre ci ha imposto? E i giovani che erano cresciuti con lui gli parlarono così. Ecco quel che dirai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo tuo padre ha reso pesante il nostro gioco. E tu ce lo allevia. Gli risponderai così. Il mio dito mignolo è più grosso del corpo di mio padre. Ora. Mio padre vi ha caricati d'un gioco pesante, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta, io vi castigherò coi flagelli a punte. Tre giorni dopo, Geroboamo e tutto il popolo vennero da Roboamo, come aveva ordinato il re, dicendo tornate da me fra tre giorni. E il re rispose loro duramente, abbandonando il consiglio che i vecchi gli avevano dato, e parlò loro secondo il consiglio dei giovani dicendo, mio padre ha reso pesante il vostro gioco, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta, e io vi castigherò coi flagelli a punte. Così il re non diede ascolto al popolo, perché questa era cosa diretta da Dio, affinché si adempisse la parola che l'Eterno aveva pronunziata per mezzo di Ahija di Scilo a Geroboamo figliolo di Nebat. E quando tutto Israele vide che il re non gli dava ascolto, rispose al re dicendo, Che abbiamo noi da fare con Davide? Noi non abbiamo nulla in comune col figliuolo di Sai. Ognuno alle sue tende, o Israele. Provvedi ora tu alla casa, o Davide. E tutto Israele se ne andò alle sue tende. Ma i su sui figlioli di Israele che abitavano nelle città di Giuda, regnò Roboamo. Il re Roboamo mandò loro ad Oran preposto ai tributi, ma i figlioli di Israele lo lapidarono, ed egli morì. Il re Roboamo salì in fretta sopra un carro per fuggire a Gerusalemme. Così Israele si ribellò alla casa di Davide, ed è rimasto ribelle fino al dì d'oggi. Secondo libro delle Cronache Capitolo undicesimo Roboamo Giunto che fu a Gerusalemme, radunò la casa di Giuda e di Beniamino, centottantamila uomini guerrieri certi, per combattere contro Israele e restituire il regno a Roboamo. Ma la parola dell'Eterno fu rivolta a Shemaia, uomo di Dio. Parla a Roboamo, figliuolo di Salomone, re di Giuda, e a tutto Israele in Giuda e in Beniamino e di loro. Così parla l'Eterno. Non salite a combattere contro i vostri fratelli, ognuno se ne torni a casa sua perché questo è venuto per voler mio. Quelli ubbidirono alla parola dell'Eterno e se ne tornarono via rinunziando a marciare contro Geroboamo. Roboamo abitò in Gerusalemme e costruì delle città fortificate in Giuda. Costruì Betlem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adulam, Gath, Meresha, Zif. Adoraim, Lachin, Ezeca, Zorea, Ahialon e Hebron, che erano in Giuda e in Beniamino, e ne fece delle città fortificate. Munì queste città fortificate e vi pose dei comandanti e dei magazzini di viveri, d'olio e di vino, e in ognuna di queste città mise scudi e lance e le rese straordinariamente forti. E Giuda e Beniamino furono per lui. I sacerdoti e i leviti di tutto Israele vennero da tutte le loro contrade a porsi accanto a lui, poiché le viti abbandonarono i loro contadi e le loro proprietà e vennero in Giuda a Gerusalemme perché Geroboamo con i suoi figlioli li aveva cacciati perché non esercitassero più l'ufficio di sacerdoti dell'Eterno. Si era creato dei sacerdoti per degli altri luoghi, per i demoni, per i vitelli che aveva fatti, e quelli di tutte le tribù d'Israele che avevano in cuore di cercare l'Eterno, l'Idio di Israele, seguirono i Leviti a Gerusalemme per offrire sacrifici all'Eterno, all'Idio dei loro padri, e fortificarono così il regno di Giuda, e resero stabile Roboamo, figliuolo di Salomone, durante tre anni perché per tre anni seguirono la via di Davide e di Salomone. Roboamo prese per moglie. Mahalad, figliola di Verimot, figliuolo di Davide e di Abihai, figliuolo di Eliab, figliuolo di Sai. Essa gli partorì questi figlioli, Yeush, Shemaria e Zahan. Dopo di lei prese Maaka, figliola di Absalom, la quale gli partorì Abijah, Attai, Ziza, Shelomit. E Roboamo amò Maaca figliola di Absalom più di tutte le sue mogli e di tutte le sue concubine, perché ebbe diciotto mogli e sessanta concubine, e generò ventotto figlioli e sessanta figliole. Roboamo stabilì Abija figliuolo di Maaca come capo della famiglia e principe dei suoi fratelli, perché aveva in mente di farlo re. E con avvedutezza sparse tutti i suoi figlioli per tutte le contrade di Giude e di Beniamino, in tutte le città fortificate, e dette loro vivere in abbondanza, e cercò per loro molte mogli. Secondo libro delle Cronache, capitolo dodicesimo Quando Roboamo fu ben stabilito e fortificato nel regno, egli e tutto Israele con lui, abbandonò la legge dell'Eterno. E l'anno quinto del regno di Roboamo, Shishak, re dell'Egitto, salì contro Gerusalemme perché si erano stati infedeli all'Eterno. Egli aveva 1200 cari e 60.000 cavalieri, con lui venne dall'Egitto un popolo innumerevole di Libi, di Succhei, di Etiopi, si impadronì delle città fortificate che appartenevano a Giuda e giunse fino a Gerusalemme. E il profeta Scemaia si recò da Roboamo e dai capi di Giuda che erano raccolti in Gerusalemme alla all'avvicinarsi di Shishak e disse loro, «Così dice l'Eterno, voi avete abbandonato me, quindi anch'io ho abbandonato voi nelle mani di Shishak». Allora i principi di Israele e il re si umiliarono e dissero, «L'Eterno è giusto». E quando l'Eterno vide che si erano umiliati, la parola dell'Eterno fu rivolta a Scemaia, Essi si sono umiliati, io non li distruggerò, ma concederò loro fra poco un mezzo di scampo, e la mia ira non si rovescerà su Gerusalemme per mezzo di Shishak. Non di meno gli saranno soggetti e impareranno la differenza che ve fra il servire a me e il servire ai regni degli altri paesi. Shishak, re d'Egitto, salì dunque contro Gerusalemme e portò via i tesori della casa dell'Eterno e i tesori della casa del re portò via ogni cosa, prese pure gli scudi d'oro che Salomone aveva fatti, invece di quelli il re Roboamo fece fare degli scudi di rame e li affidò ai capitani della guardia che custodivano la porta della casa del re, ed ogni volta che il re entrava nella casa dell'Eterno, quei della guardia venivano e li portavano poi li riportavano nella sala delle guardie, così perché egli si era umiliato L'Eterno rimosse da lui l'ira sua e non volle distruggerlo del tutto, e v'erano anche in Giuda delle cose buone. Il re Roboamo dunque si rese forte in Gerusalemme e continuò a regnare. Aveva 41 anni quando cominciò a regnare e regnò 17 anni in Gerusalemme, la città che l'Eterno aveva scelta fra tutte le tribù di Israele per stabilirvi il suo nome. Sua madre si chiamava Naama l'Amonita ed egli. Fece il male perché non applicò il cuor suo alla ricerca dell'Eterno. Ora, le azioni di Roboamo, le prime e le ultime, sono scritte nelle storie del profeta Scemaia e Dido, il veggente, nei registri genealogici. E vi fu guerra continua fra Roboamo e Gioroboamo. Roboamo si addormentò coi suoi padri e fu sepolto nella città di Davide, e Abigia, suo figliolo, regnò in luogo suo. Secondo Libro delle Cronache, capitolo tredicesimo. Il diciottesimo anno del regno di Geroboamo, Abigia cominciò a regnare sopra Giuda, regnò tre anni in Gerusalemme, sua madre si chiamava Micaia, figliola di Uriel da Gibea, e ci fu guerra fra Abigia e Geroboamo. Abigia entrò in guerra con un esercito di prodi guerrieri, quattrocentomila uomini scelti, e Geroboamo si dispose in ordine di battaglia contro di lui con ottocentomila uomini scelti, tutti forti e valorosi. Ed Abigia si levò e disse dall'alto del monte Semaraim, che è nella contrada montuosa d'Efraim, «O Geroboamo e tutto Israele, ascoltatemi! Non dovreste voi sapere che l'eterno Dio di Israele ha dato per sempre il regno sopra Israele a Davide e Davide e dai Suoi figlioli con un patto inviolabile? Eppure Geroboamo figliolo di Nebat, servo di Salomone, figliuolo di Davide, si è levato e si è ribellato contro il suo Signore, e della gente da nulla, degli uomini perversi si sono raccolti intorno a Lui e si sono fatti forti contro Roboamo, figliolo di Salomone, allorché Roboamo era giovane e timido di cuore e non poteva tener loro fronte. Ora, voi credete di poter fronte al regno dell'Eterno che è nelle mani dei figliuoli di Davide, e siete una gran moltitudine, e avete con voi i vitelli d'oro che Gero vi ha fatti per vostri dei? Non avete voi cacciati i sacerdoti dell'Eterno, i figliuoli di Aaron e di Leviti? Non vi siete voi fatti dei sacerdoti al modo dei popoli d'altri paesi? Chiunque è venuto con un giovenco o con sette montoni per essere consacrato è divenuto sacerdote di quelli che non sono dèi. Quanto a noi, l'Eterno è nostro Dio e non ab l'abbiamo abbandonato. I sacerdoti al servizio dell'Eterno sono figliuoli di Aronne e i Leviti, sono quelli che celebrano le funzioni ogni mattina e ogni sera. Essi adorano in onore dell'Eterno e, e ardono gli olocausti e il profumo frangente. Mettono in ordine i panni della presentazione sulla tavola pura ed ogni sera accendono il candelabro d'oro con le sue lampade poiché noi osserviamo i comandamenti dell'Eterno, del nostro Dio, ma voi l'avete abbandonato. Ed ecco, noi abbiamo con noi alla nostra testa il Dio e i suoi sacerdoti e le trombe squillanti per sonare la carica contro di voi. O figliuoli di Israele, non combattete contro l'Eterno, che è l'iddio dei vostri padri, perché non vincerete. Intanto Geroboamo li prese per di dietro mediante un'imboscata, in modo che le truppe di Geroboamo stavano in faccia a Giuda, che aveva dietro l'imboscata. Quei di Giuda si voltarono indietro, ed eccoli costretti a combattere davanti e di dietro. Allora gridarono all'Eterno e i sacerdoti dietro nelle trombe. E la gente di Giuda mandò un grido e avvenne che al grido della gente di Giuda il Dio sconfisse Geroboamo e tutto Israele davanti ad Abijah e a Giuda. I figliuoli di Israele fuggirono innanzi a Giuda e Dio li diede nelle loro mani. Abijah e il suo popolo ne fecero una grande strage e dalla parte di Israele caddero morti cinquecentomila uomini scelti. Così. I figliuoli di Israele in quel tempo furono umiliati e i figliuoli di Giuda ripresero vigore perché s'era appoggiati sull'Eterno, sull'Iddio dei loro padri. Abijah inseguì Geroboamo e gli prese delle città, Betol e le città che ne dipendevano, Yeshama e le città che ne dipendevano, Efraim e le città che ne dipendevano. E Geroboamo al tempo di Abijah non ebbe più forza e colpito dall'Eterno egli morì. Ma Abigia venne potente, prese quattordici mogli e generò ventidue figlioli e sedici figliole. Il resto delle azioni di Abigia, la sua condotta e le sue parole, trovasi scritto nelle memorie del profeta Iddo. E Abigia s'addormentò col suo padre e fu sepolto nella città di Davide. E Asa, suo figliuolo, regnò in luogo suo e al suo tempo il paese ebbe requie per dodici anni. Secondo Libro delle Cronache, capitolo quattordicesimo. Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi dell'Eterno, del suo Dio, tolse via gli altari degli dei stranieri e gli alti luoghi, spezzò le statue, abbatté gli idoli da starte e ordinò a Giuda di cercare l'Eterno, il dei suoi padri, e di mettere ad effetto la sua legge e i suoi comandamenti. Tolse anche via da tutte le città di Giuda gli alti luoghi e le colonne solari, e sotto di lui il regno ebbe requie. Egli costruì delle città fortificate in Giuda, già che il paese era tranquillo, e in quegli anni non v'era alcuna guerra contro di lui, perché l'Eterno gli aveva dato requie. Egli diceva a quei di Giuda: Costruiamo queste città e circondiamole di mura, di torri, di porte e di sbarre. Il paese è ancora a nostra disposizione. Perché abbiamo cercato l'Eterno il nostro Dio. Noi l'abbiamo cercato ed Egli ci ha dato riposo d'ogni intorno. Essi dunque si misero a costruire e prosperarono. Asa aveva un esercito di 300.000 uomini di Giuda che portavano scudo e lancia e di 280.000 di Beniamino che portavano scudo e tiravano d'arco, tutti uomini forti e valorosi. Zerat L'Etiopo uscì contro di loro con un esercito di un milione d'uomini e trecento carri, e si avanzò fino a Marescia. Asa gli mosse incontro e si dispose in ordine di battaglia nella valle di Zefata, presso Marescia. Allora Asa invocò l'Eterno, il suo Dio, e disse, «O Eterno, per te non v'è differenza tra il so dar soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza?» Soccorrici, O Eterno nostro Dio, poiché su Te noi ci appoggiamo e nel Tuo nome noi siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei l'Eterno il nostro Dio, non la vinca l'uomo a petto di te. E l'Eterno sconfisse gli Otiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda, e gli Etiopi si dettero alla fuga. Ed Asa e la gente che era con lui li inseguirono fino a Gerar, e degli Otiopi ne caddero tanti che non ne rimase più uno di vivo. Poiché furono rotti davanti all'Eterno e davanti al suo esercito. E Asa e i suoi portarono via un immenso bottino, e batterono tutte le città nei dintorni di Ghera, poiché lo spavento dell'Eterno s'era impadronito di essi, e quelli saccheggiarono tutte le città, perché v'era molto bottino. Fecero pure manbassa sui chiusi delle mandri e menarono via gran numero di pecore e di cammelli. Poi tornarono a Gerusalemme. Secondo libro delle Cronache, capitolo quindicesimo. Allora lo Spirito di Dio si impadronì di Azzaria, figliuolo di Oded, il quale uscì ad incontrare Asa e gli disse: Asa e voi tutto, Giuda e Beniamino, ascoltatemi. L'Eterno è con voi quando voi siete con lui. Se lo cercate, egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, egli vi abbandonerà. Per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, senza sacerdote che lo ammaestrasse e senza legge. Ma nella sua distretta e si è convertito all'Eterno, all'Idio di Israele, l'ha cercato, ed egli si è lasciato trovare da lui. In quel tempo non vera pace né per chi andava né per chi veniva, perché fra tutti gli abitanti dei vari paesi veran grandi agitazioni, ed essi erano schiacciati, nazione da nazione e città da città, poiché l'Eterno li conturbava con ogni sorta di tribolazioni. Ma voi siete forti, non vi lasciate inlanguidire le braccia, perché l'opera vostra avrà la sua mercede». Quando Asa ebbe udite queste parole e la profezia del profeta Obed, prese animo e fece sparire le abominazioni di tutto il paese di Giuda e di Beniamino e delle città che aveva prese nella contrada montuosa di Efraim e ristabilì l'altare dell'Eterno che era davanti al portico dell'Eterno. Poi radunò tutto Giuda e Beniamino e quelli di Efraim di Menasse e di Simeone che dimoravano fra loro, già che gran numero di quelli di Israele eran passati dalla sua parte, vedendo che l'Eterno il suo Dio era con lui. Essi dunque si radunarono a Gerusalemme il terzo mese del quindicesimo anno del regno di Asa, e in quel giorno offrirono in sacrificio all'Eterno della preda che avevano portata, settecento buoi e settemila pecore. E convennero nel patto di cercare l'Eterno, l'Idio dei loro padri, con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro, e chiunque non cercasse l'Eterno, l'Iddio di Israele, doveva essere messo a morte, grande o piccolo che fosse, uomo o donna. E si unirono per giuramento all'Eterno con gran voce e con acclamazioni al suono delle trombe e dei corni. Tutto Giuda si rallegrò di questo giuramento, perché avevano giurato di tutto cuore». Avevano cercato l'Eterno con grande ardore ed egli si era lasciato trovare da loro. E l'Eterno diede loro requie d'ogni intorno. Il re Asa destituì pure della dignità di regina sua madre Maacca perché essa aveva rizzato un'immagine ad Astarte. E Asa batté l'immagine, la fece a pezzi e la bruciò presso il torrente Chidrom. Non di meno, gli altri luoghi non furono eliminati da Israele, quantunque il cuore d'Asa fosse integro durante l'intera sua vita. Egli fece portare nella casa dell'Eterno le cose che suo padre aveva consacrate e quelle che aveva consacrate egli stesso, argento, oro, vasi, e non ci fu più guerra alcuna fino al trentacinquesimo anno del regno di Asa. Secondo Libro delle Cronache, capitolo sedicesimo. L'anno trentesimo sesto del regno di Asa, Baasa, re di Israele, salì contro Giuda ed edificò Rama per impedire che alcuno andasse o venisse dalla parte di Asa, re di Giuda. Allora Asa trasse dell'argento, dell'oro dai tesori della casa dell'Eterno e della casa del re e inviò dei messi a Benadad, re di Siria, che abitava a Damasco per dirgli siavi alleanza fra me e te, come vi fu tra il mio padre e il padre tuo. Ecco, io ti mando dell'argento e dell'oro. Va, rompi la tua alleanza con Basa re di Israele, ond'egli si ritiri da me. E ben -Adad diede ascolto al re Asa, mandò i capi del suo esercito contro le città d'Israele, i quali espugnarono Gion, Dan, Abel, Maim e tutte le città d'approvvigionamento di Neftali. E quando Baasa ebbe udito questo, cessò di edificare Rama e sospese i suoi lavori. Allora il re Asa convocò tutti quei di Giuda e quei portarono via le pietre e il legname di cui Baasa s'era servito per la costruzione di Rama. E con essi Asa edificò Geba e Mizpah. In quel tempo, Anani, il veggente, si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse: Poiché tu ti sei appoggiato sul re di Siria, Invece d'appoggiarti sull'Eterno, che è il tuo Dio, l'esercito del Re di Siria è scampato dalle tue mani. Gli etiopi e i libi non formavano essi un grande esercito con una moltitudine immensa di carri e cavalieri? Eppure l'Eterno, perché ti eri appoggiato su lui, li diede nelle tue mani. Poiché l'Eterno scorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza a pro di quelli che hanno il cuore integro verso di lui. In questo tu hai gitto da insensato, poiché da ora innanzi avrai delle guerre. Asa si indegnò contro il veggente e lo fece mettere in prigione, tanto questa cosa lo aveva irritato contro di lui. E al tempo stesso Asa incredulì anche contro alcuni del popolo. Or ecco le azioni d'Asa, le prime e le ultime, si trovano scritte nel libro dei re di Giuda e di Israele. Il trentanovesimo anno del suo regno. Asa ebbe una malattia ai piedi, la sua malattia fu gravissima e non di meno nella sua malattia non ricorse all'Eterno ma ai medici. Ed Asa si addormentò coi suoi padri, morì il quarantunesimo anno del suo regno e fu sepolto nel sepolcro che gli aveva fatto scavare per sé nella città di Davide. Fu stesso sopra un letto pieno di profumi e di varie sorte di aromi composti con l'arte del profumiere e ne bruciarono una grandissima quantità in onor suo. Secondo Libro delle Cronache, capitolo diciassettesimo. Giusephat, figliuolo di Asa, regnò in luogo di lui e si fortificò contro Israele, collocò dei presidi in tutte le città fortificate di Giuda e pose delle guarnigioni nel paese di Giuda e nelle città di Efraim, e che Asa suo padre aveva conquistate. E l'Eterno fu con Giosafat, perché egli camminò nelle vie che Davide suo padre aveva seguite da principio, e cercò non i Bali, ma l'Iddio di suo padre, e si condusse secondo i Suoi comandamenti, senza imitare quel che faceva Israele. Perciò l'Eterno assicurò il possesso del regno delle mani di Giosafat, tutto Giuda gli recava dei doni, ed egli ebbe ricchezza e gloria in abbondanza. Il suo coraggio crebbe seguendo le vie dell'Eterno e fece anche sparire da Giuda gli alti luoghi e gli idoli da starte. Il terzo anno del suo regno mandò i suoi capi Ben-Ahil, Obadiah, Zaccaria, Natanaele e Micaiah a insegnare nelle città di Giuda, e con essi mandò i Leviti: Shemaia, Netania, Zebadia, Asahel, Shimiramot, Jonathan, Adonia, Tobia. E Tob Adonia e i sacerdoti Elisiama e Gioram, ed essi insegnarono in Giuda, avendo seco il libro della legge dell'Eterno, percorsero tutte le città di Giuda, istruirono il popolo. Il terrore dell'Eterno si impadronì di tutti i regni dei paesi che circondavano Giuda, sicché non mossero guerra a Giosafat. E una parte dei Filistei recò a Giosafat dei doni e un tributo in argento. Anche gli Arabi gli menarono del bestiame, 7600 montoni e 7600 capri. Giosafat raggiunse un alto grado di grandezza ed edificò in Giuda castelli e città d'approvvigionamento. Fece seguire molti lavori nelle città di Giuda ed ebbe a Gerusalemme dei guerrieri, uomini forti e valorosi. Ecco nel censimento secondo le loro case patriarcali. Di Giuda, capi di migliaia, Adna, il capo, con trecentomila uomini forti e valorosi. Dopo di lui, Jonan, il capo, con duecentomila uomini. Dopo questo, Amasia, figliuolo di Zicri, il quale si era volontariamente consacrato all'Eterno, con duecentomila uomini forti e valorosi. Di Beniamino, Eliada, uomo forte e valoroso, con duecentomila uomini armati d'arco e di scudo. E dopo di lui... Josabad con centotrenta uomini pronti per la guerra, tutti questi erano al servizio del re, senza contare quelli che aveva collocati nelle città fortificate in tutto il paese di Giuda. Secondo libro delle cronache, capitolo diciottesimo Iosafat ebbe ricchezze e glorie in abbondanza e contrasse parentela con Acab. In capo a qualche anno scese a Samaria da Acab, e Achab fece uccidere per lui e per la gente che era con lui un gran numero di pecore e di buoi e lo indusse a salire contro Ramot di Galahad. Acab re di Israele, disse a Josaphat, re di Giuda, vuoi venire con me a Ramot di Galahad? Josaphat gli rispose, fa conto di me come di te stesso, della mia gente come della tua e verremo con te alla guerra. E Giosafà disse al re di Israele: Ti prego, consulta oggi la parola dell'Eterno. Allora il re di Israele radunò i profeti, in numero di quattrocento, e disse loro: Dobbiamo noi andare a far guerra a Ramoth di Galad o no? Quelli risposero: Va e Dio la darà nelle tue mani, o oh re. Ma Giosafà disse: Non v'è egli qui alcun altro profeta dell'Eterno da poter consultare? E il re di Israele rispose a Giosafa: «Vè ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno, ma io l'odio perché non mi predisce mai nulla di buono, ma sempre del male. È Micaia, il figliolo di Ilma. E Giosafa disse: Il re non dica così. Allora il re di Israele chiamò un eunuco e gli disse: Fa venire presto Micaia, figliolo di Imla. Ora il re di Israele e Giosafate, re di Giuda, sedevano ciascuno sul suo trono, vestiti dei loro abiti reali, nell'aia che è all'ingresso della porta di Samaria, e tutti i profeti profetavano dinanzi ad essi. Sedachia, figliuolo di Canaana, s'era fatto delle corna di ferro e disse: Così dice l'Eterno, con queste corna darà di cozzo nei Siri, finché tu li abbia completamente distrutti. E tutti i profeti profetavano nello stesso modo, dicendo: Sali contro Ramoth di Galah e vincerai, l'Eterno la darà nelle mani del Re. Or il messo che era andato a chiamare Micaia gli parlò così: Ecco i profeti tutti ad una voce predicano del bene dal Re, ti prego sia il tuo parlare come quello d'ognuno d'essi e predici del bene. Ma Micaia rispose: Come è vero che l'Eterno vive, io dirò quel che l'Eterno mi dirà. E come fu giunto dinanzi al re, il re gli disse, — Micaiah, dobbiamo noi andare a far guerra al ramo di Galad o no? Quelli rispose, — Andate pure e vincerete, i nemici saranno dati nelle vostre mani. E il re gli disse, — Quante volte dovrò io scongiurarti di non dirmi se non che la verità nel nome dell'Eterno? E Micaiah rispose, — Ho veduto tutto Israele disperso su per i monti come pecore che non hanno pastore. E l'Eterno ha detto: Questa gente non ha padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua. E il re di Israele disse a Giosafat: Non te l'ho io detto che costui non mi predirebbe nulla di buono, ma soltanto del male? E Micaia replicò: Perciò ascoltate la parola dell'Eterno. Io ho veduto l'Eterno che sedeva sul suo trono e tutto l'esercito celeste che gli stava a destra e a sinistra. E l'Eterno disse: Chi sedurà a Cabre di Israele? Affinché salga a Ramò di Galahad e vi perisca? E uno rispose in un modo, e l'altro in un altro. Allora si fece avanti uno spirito il quale si presentò dinanzi all'Eterno e disse: Lo sedurrò io. E l'Eterno gli disse Come. Quelli rispose: Io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca di tutti i suoi profeti. E l'Eterno gli disse Sì, riuscirai a sedurlo. Esci e fa così. Ed ora ecco che l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a questi tuoi profeti, ma l'Eterno ha pronunziato del male contro di te. Allora Sedachia, figliuolo di Cainanà, si accostò, diede uno schiaffo a Micaia e disse: Per dove è passato lo spirito dell'Eterno quando è uscito da me per parlare a te? E Micaia rispose: Lo vedrai il giorno che andrai di camera in camera per nasconderti. E il re di Israele disse ai suoi servi: Prendete Micaia. Menatelo da Amon, governatore della città, e da Gioas, figliuolo del re. E dite loro: Così dice il re, mettete costui in prigione, nutritelo di pan d'afflizione e d'acqua d'afflizione, finché io ritorni sano e salvo. Micaia disse: Se tu ritorni sano e salvo, non sarà l'eterno quelli che avrà parlato per bocca mia. E aggiunse: Udito questo, o voi popoli tutti. Il re d'Israele, Giosafat, re di Giuda, salirono dunque contro Ramoth di Galad. E il re d'Israele disse a Giosafat, io mi travestirò per andare in battaglia, ma tu mettiti i tuoi abiti reali. Il re d'Israele si travestì ed andarono in battaglia. Ora il re di Siria aveva dato quest'ordine ai capitani dei suoi carri, non combattete contro Verun piccolo o grande, ma contro solo il re d'Israele. E quando i capitani dei carri scorsero, Giosafà dissero, quello è il re di Israele, e lo circondarono per attaccarlo. Ma Giosafà mandò un grido, e l'Eterno lo soccorse, e Dio li attirò lungi da lui. Allora i capitani dei carri s'accorsero che egli non era il re di Israele, e cessarono da salirlo. Or qualcuno scoccò a caso la freccia dal suo carro, e ferì il re di Israele tra la corazza e le falde, onde il re disse al suo cocchiere, Volta, menami fuori del campo perché son ferito. Ma la battaglia fu così accanita quel giorno che il re fu trattenuto sul suo carro in faccia ai Siri fino alla sera e sul tramontare del sole morì. Secondo libro delle Cronache, capitolo 19: Giosafà, re di Giuda, tornò sano e salvo a casa sua a Gerusalemme e il veggente Geu, figliuolo di Anani andò incontro a Giosafat e gli disse, «Dovevi tu andare in aiuto ad un empio e amar quelli che odiano l'Eterno? Per questo fatto hai attirato su di te l'ira dell'Eterno. Non di meno si sono trovate in te delle buone cose, giacché hai fatto sparire dal paese di d'Astarte e hai applicato il tuo cuore nella ricerca di Dio. Giosafat rimase a Gerusalemme, poi fece di nuovo un giro fra il popolo, da Bersiba alla contrada montuosa d'Ephraim, e lo ricondusse all'Eterno, l'Iddio dei suoi padri, e stabilì dei giudici nel paese e tutte le città fortificate di Giuda, città per città, e disse ai giudici: Badate bene a quello che fate, poiché voi amministrate la giustizia non per servire ad un uomo, ma per servire all'Eterno, il quale sarà con voi negli affari della giustizia. Or dunque il timore dell'Eterno sia con voi. Agite con circospezione, poiché presso l'Eterno, che è l'Iddio nostro, non v'è né persevità, né riguardo di qualità di persone, né accettazione di doni. Josafat, tornato che fu a Gerusalemme, stabilì anche quivi dei Leviti, dei sacerdoti e dei capi delle casse patriarcali di Israele per rendere giustizia nel nome dell'Eterno e per sentenziare nelle liti. E diede loro i suoi ordini, dicendo, Voi farete così, con timore dell'Eterno, con fedeltà e con cuore integro. In qualunque lite che vi sia portata dinanzi dai vostri fratelli, dimoranti nelle loro città, sia che si tratti di un omicidio, di una legge, di un comandamento, di uno, stra... uno statuto, di un precetto, illuminateli affinché non si rendano colpevoli presso l'Eterno, e li rasuono un piombi su voi e sui vostri fratelli, così facendo voi non vi renderete colpevoli». Ed ecco il sommo sacerdote a Maria, vi sarà preposto per tutti gli affari che concernono l'Eterno, e Zebadia, figliuolo di Ismaele, capo della casa di Giuda, per tutti gli affari che concernono il Re. E avete a vostra disposizione dei Leviti come magistrati. Fatevi cuore, mettetevi all'opera, e l'Eterno sia con l'uomo da bene. Secondo libro delle Cronache, capitolo ventesimo. Dopo queste cose, i figlioli di Moab e i figlioli di Amon, con loro demoniti, mossero contro Josafat per fargli guerra. Vennero dei messi ad informare Josafat, dicendo, «Una gran moltitudine si avanza contro di te, dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta a Ezazom Tamar, che è Engedi». Josafat ebbe paura, si dispose a cercare l'Eterno e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto dall'Eterno, e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare l'Eterno. E Giosafat, stando in piedi, in mezzo alla radunanza di Giuda e di Gerusalemme, nella casa dell'Eterno, davanti al cortile nuovo, disse, «O Eterno, Dio dei nostri padri, non sei tu lì Dio dei cieli? E non sei tu che signoreggi su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in guisa che nessuno ti può resistere?» Non sei tu quelli, o oh Dio nostro, che cacciasti gli abitanti di questo paese dinanzi al tuo popolo di Israele, e lo desti per sempre alla progenia di Abramo, il quale ti amò? E quelli l'hanno abitato e vanno edificato un santuario per il tuo nome, dicendo Quando ci incolga qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo dinanzi a questa casa e dinanzi a te, poiché il tuo nome è in questa casa, e a te crederemo della nostra tribolazione, e tu ci udrai e ci salverai. Ed ora ecco che i figlioli d'Ammo e di Moab, e quei del monte di Seir, delle terre nei quali non permettesti ad Israele d'entrare quando veniva dal paese d'Egitto, ed egli lo lasciò da parte e non li distrusse, eccoli che ora ci ricompensano venendo a cacciarci dell'eredità di cui ci hai dato il possesso. O Dio nostro! Non farai tu giudizio di costoro? Poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che s'avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su te. E tutto Giuda, perfino i bambini, le mogli, i figliuoli, stavano in piedi davanti all'Eterno. Allora lo Spirito dell'Eterno investì in mezzo alla radunanza «Gehazihel, figliolo di Zaccaria, figliolo di Benaia, figliolo di Geriel, figliolo di Matania e Levita, di tre figlioli di Asaf.» E Jahazihel disse, «Porgete orecchio, voi tutti di Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat. Così dice l'Eterno, «Non temete non vi sgomentate a motivo di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro.» Eccoli che vengono su per la salita di Tzitz, e voi li troverete all'estremità della valle di rimpetto al deserto di Geruiel. Questa battaglia non l'avete a combattere voi. Presentatevi, tenetevi fermi, e vedrete la liberazione che l'Eterno vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro, e l'Eterno sarà con voi. Allora a Giosafat chino la faccia a terra». E tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono dinanzi all'Eterno e l'adorarono. E i Leviti di tra i figlioli di Cheatiti e di tra i figlioli dei Corahiti si levarono per lodare ad altissima voce l'Eterno, l'Iddio d'Israele. La mattina seguente si levarono di buona ora, si misero in cammino verso il deserto di Tecoa, e come si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse... Ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno che è l'Idio vostro e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti e trionferete. E dopo aver tenuto consiglio con il popolo, stabilì dei cantori che, vestiti in santa magnificenza, cantassero le lodi dell'Eterno e, camminando alla testa dell'esercito, dissero: Celebrate l'Eterno, perché la sua benignità dura in perpetuo. E come cominciavano in canti di gioia e di lode, l'Eterno tese un'imboscata contro i figlioli di Amon e di Moab, e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda, e rimasero sconfitti. I figlioli di Amon e di Moab assalirono gli abitanti del monte di Seir per votarle allo sterminio e distruggerli, e quando ebbero annientati gli abitanti di Seir, si diedero a distruggersi a vicenda». E quando quelli di Giuda furono giunti sull'altura donde si scorge il deserto, volsero lo sguardo verso la moltitudine. Ed ecco i cadaveri che giacevano a terra: nessuno poteva contarli, nessuno era scampato. Allora Giosafate e la sua gente andarono a far bottino. Delle loro spoglie e fra i cadaveri trovarono un'abbondanza di ricchezze, di vesti e di oggetti preziosi e se ne appropriarono più che potessero portare. Tre giorni misero a portar via il bottino che era copioso. Il quarto giorno si radunarono nella valle della benedizione dove benedissero l'Eterno. Per questo quel giorno è stato chiamato Valle di Benedizione fino ad oggi. Tutti gli uomini di Giuda e di Gerusalemme con a capo Josafat partirono con gioia per tornare a Gerusalemme, perché l'Eterno li aveva ricolmi d'allegrezza liberandoli dai loro nemici, ed entrarono in Gerusalemme nella casa dell'Eterno al suono dei salteri, delle cetre e delle trombe. E il terrore di Dio si impadronì di tutti i regni degli altri paesi, quando udirono che l'Eterno aveva combattuto contro i nemici di Israele. E il regno di Giusepphat ebbe reque, il suo Dio gli diede pace d'ogni intorno. Così Giusepphat regnò sopra Giuda, aveva trentacinque anni quando cominciò a regnare e regnò venticinque anni a Gerusalemme, e il nome di sua madre era Zuba, figliola di Shihi, ed egli camminò per le vie di Asa suo padre e non se ne allontanò facendo quel che è giusto agli occhi dell'Eterno. Non di meno gli alti luoghi non scomparvero, perché il popolo non aveva ancora il cuore fermamente unito all'Iddio dei suoi padri. Ora, il rimanente delle azioni di Josafat, le prime e le ultime, si trovano scritte nella storia di Jehu, figliuolo di Hamani, inserta nel libro dei re di Israele. Dopo questo, Josaphat, re di Giuda, si associò col re di Israele Acazia, che aveva una condotta empia, e se lo associò per costruire delle navi che andassero a Tarsis e le costruirono a Ezion-Geber. Allora Eliezer, figliolo di Dodova, da Marescia, profetizzò contro Giosafà, dicendo, Perché ti sei associato con Acazia? L'Eterno ha disperse le opere tue. E le navi furono infrante, e non poterono fare il viaggio di Tarsis. SECONDO LIBRO DELLE CRONACHE CAPITOLO VENTUNESIMO e Giosafat addormentò coi suoi padri, e con essi fu sepolto nella città di David, e Georam suo figliolo regnò in suo luogo. Jehoram aveva dei fratelli figlioli di Giosafat, Azaria, Jehiel, Zaccaria, Azariahu, Micael, Shefatia, tutti questi erano figlioli di Giosafat re di Israele. E il padre loro aveva fatto ad essi grandi doni d'argento, d'oro e di cose preziose con delle città fortificate in Giuda, ma aveva scel scelto e lasciato il regno a Jehoram perché era il primogenito. Or quando Jehoram ebbe preso possesso del regno di suo padre e vi si fu solidamente stabilito, fece morir di spada tutti i suoi fratelli come pure alcuni dei capi di Israele. Jehoram aveva trentadue anni quando cominciò a regnare e regnò otto anni in Gerusalemme. Camminò per la via dei re di Israele come aveva fatto la casa di Acab, poiché aveva per moglie una figliuola di Acab, e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Non di meno l'Eterno non volle distruggere la casa di Davide a motivo del patto che aveva formato con Davide e della promessa che aveva fatto di lasciare sempre una lampada a lui e dai suoi figlioli. Ai tempi di lui, Edom si ribellò, sottraendosi al gioco di Giuda, e si dette un re. Allora Jehoram partì coi suoi capi e con tutti i suoi carri, e, levatosi di notte, sconfisse gli Edomiti che... L'avevano circondato e i capi dei carri. Così Edom si è ribellato, sottraendosi al gioco di Giuda fino al dì d'oggi. In quel medesimo tempo, anche L'Ibna si ribellò e si sottrasse al gioco di Giuda perché Jehoram aveva abbandonato l'Eterno Lidio dei suoi padri. Jehoram fece anch'egli degli alti luoghi sui monti di Giuda, spinse gli abitanti di Gerusalemme alla prostituzione e sviò Giuda. Egli giunse uno scritto da parte del profeta Elia che diceva, Così dice l'Eterno l'Iddio di Davide, tuo padre, Perché tu non hai camminato per le vie di Giosafa, tuo padre, per le vie d'Asa, re di Giuda, ma hai camminato per la via dei re di Israele? Perché hai spinto alla prostituzione Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, come la casa di Acab va spinto Israele? E perché hai ucciso i tuoi fratelli membri della famiglia di tuo padre che erano migliori di te? Ecco, l'Eterno colpirà con una gran piaga il tuo popolo, i tuoi figlioli, le tue mogli e tutto quello che ti appartiene. E tu avrai una grave malattia, una malattia d'intestini di che ti nasprirà di giorno in giorno finché gli intestini ti vengano fuori per effetto del male. E l'Eterno... Risvegliò contro Jehoram lo spirito dei Filistei e degli Arabi che confinavano con gli Etiopi, ed essi salirono contro Giuda, l'invasero e portarono via tutte le ricchezze che si trovavano nella casa del re e anche i suoi figlioli e le sue mogli, in guisa che non gli rimase altro figliuolo se non Jehoacaz, che era più piccolo. Dopo tutto questo l'Eterno lo colpì con una malattia incurabile di intestini. E con l'andare del tempo verso la fine del secondo anno gli intestini gli vennero fuori in seguito alla malattia e morì in mezzo ad atroci sofferenze e il suo popolo non bruciò profumi in onore di lui come avevano fatto per i suoi padri. Aveva trentadue anni quando cominciò a regnare e regnò otto anni in Gerusalemme, se ne andò senza esser rimpianto e fu sepolto nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Secondo Libro delle Cronache, capitolo ventiduesimo. Gli abitanti di Gerusalemme in luogo di Georam proclamarono re Acazia, il più giovane dei suoi figliuoli, poiché la truppa che era entrata con gli arabi nel campo aveva ucciso tutti i più grandi d'età. Così regnò Acazia figliuolo di Georam, re di Giuda. Acazia aveva quarantadue anni quando cominciò a regnare, e regnò un anno in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Atalia, figliola di Omri. Anch'egli camminò per le vie della casa di Acab, perché sua madre, che era sua consigliera, lo spingeva ad agire empiamente. Egli fece sciocche è male agli occhi dell'Eterno, come quei della casa di Acab, perché dopo la morte di suo padre, questi furono suoi consiglieri. Per sua e fu pure dietro loro consiglio che egli andò con Jehoram, figliolo di Acab re di Israele, a combattere contro Asahel, re di Siria, a Ramò di Galaad. E i Siri ferirono Jehoram, e questi tornò a Getril per farsi curare delle ferite che aveva ricevute dai Siri a Ramat, quando combatteva contro Asahel, re di Siria. Ed Acazia, figliolo di Jehoram, re di Giuda, scese a Getril a vedere Jehoram, figliolo di Acab, perché questi era malato. Or fu volontà di Dio che Acazia, per sua rovina, si recasse da Jehoram, perché quando fu giunto uscì con Jehoram contro Jehu, figliolo di Nimshi, che l'Eterno aveva unto per sterminare la casa di Acab. E come Jehu faceva giustizia della casa di Acab, trovò i capi di Giuda e i figliuoli dei fratelli di Acazia, che erano al servizio di Acazia, e li uccise, e fe cercare Acazia, che s'era nascosto in Samaria, e Acazia fu preso e menato a Jehu e messo a morte, e poi seppellito perché si diceva, è figliuolo di Josafat, che cercava l'Eterno con tutto il cuor suo. E nella casa di Acazia non rimase più alcuno che fosse capace di regnare. Or quando Atalia, madre di Acazia, vide che il suo figliuolo era morto, si levò e distrusse tutta la stirpe reale della casa di Giuda. Ma Jehoshsebeth, figliuola del re, prese Joas, figliolo di Acazia, lo trafugò di mezzo ai figlioli del re che erano messi a morte e lo pose con la sua balia nella camera dei letti. Così Jeoshebet, figliuola del re Jehoram, moglie del sacerdote Jehoiada, che era sorella di Acazia, lo nascose alle ricerche di Atalia, che non lo mise a morte, ed egli rimase nascosto presso di loro nella casa di Dio per sei anni, intanto Atalia regnava sul paese. SECONDO LIBRO DELLE CRONACHE CAPITOLO VENTITREESIMO il settimo anno Geoiada, fattosi animo, fece lega coi capi centurie Azaria figliolo di Jehoram, Ismaele figliolo di Geohanan, Azaria figliolo di Obed, Maaseia figliolo di Adahia e Elishafat figliolo di Zieri. Essi percorsero Giuda, radunarono i leviti di tutte le città di Giuda e i capi delle case patriarcali di Israele e vennero a Gerusalemme. E tutta la raunanza strinse lega con il re nella casa di Dio. E Jehoiada Ada disse loro, ecco il figliuolo del re regnerà come l'Eterno ha promesso relativamente ai figliuoli di Davide. Ecco quello che voi farete. Un terzo di quelli tra voi che entrano in servizio il giorno del sabato, sacerdoti e leviti, starà di guardia alle porte del Tempio. Un altro terzo starà nella casa del re e l'altro terzo alla porta di Yesol. Tutto il popolo starà nei cortili della casa dell'Eterno. Ma nessuno entri nella casa dell'Eterno tranne i sacerdoti e i leviti di servizio. Questi entreranno poiché sono consacrati. Ma tutto il popolo s'atterrà all'ordine dell'Eterno. I Leviti circonderanno il Re da ogni lato, ognuno con le armi alla mano, e chiunque cercherà di penetrare nella casa di Dio sia messo a morte, e voi starete col Re quando entrerà e quando uscirà. I Leviti e tutto Giuda eseguirono tutti gli ordini dati dal sacerdote Geoiada, ognuno dessi prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il giorno di sabato e quelli che uscivano di servizio il giorno del sabato, poiché il sacerdote Geoiada non aveva licenziato le mute uscenti. Il sacerdote Geoiada diede ai capi centuri e le lance e le targhe e gli scudi che avevano appartenuto a Davide e si trovavano nella casa di Dio, e dispose tutto il popolo intorno al re, ciascuno con l'arma in mano dal lato destro al lato sinistro della casa presso all'altare e presso la casa allora menarono fuori il figliuolo del re gli posero in testa il diadema gli consegnarono la legge e lo proclamarono re Geoiada e i suoi figliuoli lo unsero ed esclamarono viva il re or quando atalia Udì il rumore del popolo che accorreva ed acclamava il re, andò verso il popolo nella casa dell'Eterno, guardò, ed ecco che il re stava in piedi sul suo palco all'ingresso. I capitani e i trombettieri erano accanto al re, tutto il popolo del paese era in festa e suonavano le trombe, e i cantori con i loro strumenti musicali dirigevano i canti di lode. Allora Atalia si stracciò le vesti e, e gridò, congiura congiura ma il sacerdote Gioiada fece venir fuori i capi centurie che comandavano l'esercito e disse loro fatela uscire di tra le file e chiunque la seguirà sia ucciso di spada poiché il sacerdote aveva detto non sia messa a morte nella casa dell'Eterno così quelli le fecero largo ed ella giunse alla casa del re per la strada della porta dei cavalli e qui vi fu uccisa e Geoiada fermò tra sé tutto il popolo ed il re e il patto, per il quale Israele doveva essere il popolo dell'Eterno. E tutto il popolo entrò nel Tempio di Baal e lo demolì, fece interamente in pezzi i suoi altari e le sue immagini, e uccise dinanzi agli altari matan sacerdote di Baal. Poi Geoiada affidò la sorveglianza della casa dell'Eterno ai sacerdoti levitici che Davide aveva ripartiti in classi preposte alla Casa dell'Eterno per offrire Olocausti all'Eterno, come scritto nella legge di Mosè, e con gioia e con canto di lodi secondo le disposizioni di Davide, e collocò i portinai alle porte della casa dell'Eterno affinché nessuno ventrasse che fosse impuro per qualsivoglia ragione. E prese i capi centurie, gli uomini riguardevoli, quelli che avevano autorità sul popolo e tutto il popolo del paese e fece scendere il re dalla casa dell'Eterno. Entrarono nella casa del re alla porta superiore e fecero sedere il re sul trono reale. E tutto il popolo del paese fu in festa e la città rimase tranquilla quando Atalia fu uccisa di spada. Secondo Libro delle Cronache, capitolo 24. Joas aveva sette anni quando cominciò a regnare e regnò quarant'anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Zibia da Beersheba. Joas fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno durante tutto il tempo che visse il Sacerdote Geoiada. E Geoiada Prese per lui due mogli, delle quali egli ebbe dei figliuoli e delle figliuole. Dopo queste cose, venne in cuore a Joas di restaurare la casa dell'Eterno, radunò i sacerdoti e i leviti e disse loro, Andate per le città di Giuda e raccogliete anno per anno in tutto Israele del denaro per restaurare la casa dell'Iddio vostro e guardate di sollecitar la cosa. Ma i leviti non s'affrettarono. Allora il re chiamò Geoiada loro capo e gli disse Perché non hai tu procurato che i Leviti portassero da Giuda e da Gerusalemme la tassa che Mosè servo dell'Eterno, e la radunanza d'Israele stabilirono per la tenda della testimonianza? Poiché i figlioli di questa scellerata donna d'Atalia avevano saccheggiata la casa di Dio, avevano perfino adoperato per i Bali tutte le cose consacrate della casa dell'Eterno. Il re dunque comandò che si facesse una casa e che la si mettesse fuori alla porta della casa dell'Eterno. Poi fu intimato in Giuda e in Gerusalemme che si portasse alla terra la tassa che Mosè, servo di Dio, aveva imposta ad Israele nel deserto e tutti i capi e tutto il popolo se ne rallegrarono e portarono il denaro e lo gettarono nella cassa finché tutti ebbero pagato. Ora, quando era il momento che le liti dovevano portare la cassa agli ispettori reali perché vedevano che aveva molto denaro, il segretario del re e il commissario del sommo sacerdote venivano a votare la cassa, la prendevano, poi la riportavano al suo posto e facevano così ogni giorno e raccolsero danaro in abbondanza. E il re e Geoiada lo davano a quelli incaricati di eseguire i lavori della casa dell'Eterno e questi pagavano gli scalpellini e dei legnaiuoli per restaurare la casa dell'Eterno e anche dei lavoratori di ferro e di rame per restaurare la casa dell'Eterno. Così gli incaricati dei lavori si misero all'opera, per le loro mani furono compiute le riparazioni. Essi rimisero la casa di Dio in buon stato e la consolidarono. E quando ebbero finito, portarono davanti al re e davanti a Geoiada il rimanente del danaro, col quale si fecero degli utensili per la casa dell'Eterno, degli utensili per il servizio, e per gli olocausti, delle coppe e degli utensili d'oro e d'argento. E durante tutta la vita di Geoiada si offrirono del continuo olocausti nella casa dell'Eterno. Ma Geoiada, fattosi vecchio e sazio di giorni, morì. Quando morì, aveva cento trent'anni, e fu sepolto nella città di Davide con perché aveva fatto del bene in Israele per il servizio di Dio e della sua casa. Dopo la morte di Geohiada i capi di Giuda vennero al Re e si prostrarono dinanzi a lui. Allora il Re di loro ascolto ed essi abbandonarono la casa dell'Eterno, dell'idio dei loro padri, servirono gli idoli di Astarte e gli altri idoli, e questa loro colpa trasse l'ira dell'Eterno su Giuda e su Gerusalemme. L'Eterno mandò loro bensì dei profeti per ricondurli a sé e questi protestarono contro la loro condotta, ma essi non vollero ascoltarli. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figliuolo del sacerdote Geoiada, il quale, in pie, dominando il popolo, disse loro: Così dice Dio. Perché trasgredite voi i comandamenti dell'Eterno? Voi non prespererete, poiché avete abbandonato l'Eterno, e anche egli vi abbandonerà. Ma quelli fecero una congiura contro di lui, lo lapidarono per ordine del re nel cortile della casa dell'Eterno. Il re Gioas non si ricordò della benevolenza usata verso di lui da Geoiada, padre di Zaccaria, e gli uccise il figliuolo, il quale morendo disse... L'Eterno lo veda, e ne ridomandi conto. E avvenne che, scorso l'anno, l'esercito dei Siri salì contro Gioas, venne in Giudea e a Gerusalemme. Essi misero a morte fra il popolo tutti i capi, e ne mandarono tutte le spoglie al re di Damasco. E benché l'esercito dei Siri fosse venuto con piccolo numero d'uomini, pure l'Eterno die loro nelle mani, un esercito grandissimo perché quelli avevano abbandonato l'Eterno, l'Iddio dei loro padri. Così i Siri fecero giustizia di Gioas, e quando questi si furono partiti da lui, lasciandolo in gravi sofferenze, i suoi servi ord ordirono contro di lui una congiura perché gli aveva versato il sangue dei figliuoli del sacerdote Geoiada e lo uccisero nel suo letto. Così morì e fu sepolto nella città di Davide, ma non nei sepolcri del re. Quelli che congiurarono contro di lui furono Zabad, figliolo di Shimeath, un ammonita, e Josabad, figliolo di Shimrith, una moabita. Or, quando concerne i suoi figlioli, il gran numero di tributi imposteli, il restauro della casa di Dio... Si trova scritto nelle memorie del libro dei Re e Amazia, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Secondo libro delle Cronache, capitolo venticinquesimo Amazia aveva venticinque anni quando cominciò a regnare e regnò ventinove anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Geoaddan a Gerusalemme egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno ma non di tutto cuore. Or come il regno fu ben assicurato nelle sue mani egli fece morire quei servi suoi che avevano ucciso il re suo padre ma non fece morire i loro figliuoli conformandosi a quello che è scritto nella legge del libro di Mosè dove l'Eterno ha dato questo comandamento. I padri non saranno messi a morte a cagione dei figliuoli, né i figliuoli saranno messi a morte a cagione dei padri, ma ciascuno sarà messo a morte a cagione del proprio peccato. Poi Amazia radunò quei di Giuda e li distribuì secondo le loro case patriarcali sotto i capi di migliaia e sotto i capi di centinaia per tutto Giuda e Beniamino. Non fece il censimento dall'età di 20 anni in su e trovò 300.000 uomini scelti, atti alla guerra e capaci di maneggiare la lancia e lo scudo, e assoldò anche centomila uomini di Israele forti e valorosi per cento talenti d'argento. Ma un uomo di Dio venne a lui e gli disse: O re, l'esercito di Israele non va da te, poiché l'Eterno non è con Israele, con tutti questi figlioli di Efraim. Ma se vuoi andare. Portati pure valorosamente nella battaglia. Ma e Dio ti abbatterà dinanzi al nemico perché Dio ha il potere di soccorrere e di abbattere. Amazia disse all'uomo di Dio, e che fare circa quei cento talenti che ho dati all'esercito di Israele? E l'uomo di Dio rispose, l'Eterno è in grado di darti molto più di questo. Allora... Amazia separò l'esercito che gli era venuto da Efraim, affinché se ne tornasse al suo paese, ma questa gente fu gravemente irritata contro Giuda e se ne tornò a casa accesa d'ira. Amazia, preso animo, si mise alla testa del suo popolo e andò nella valle del Sale e sconfisse diecimila uomini dei figlioli di Ser, e i figlioli di Giuda ne catturarono vivi altri diecimila, li menarono in cima alla rocca, e li precipitarono giù dall'alto della rocca, sì che tutti rimasero sfragellati. Ma gli uomini dell'esercito che Amazia aveva licenziati perché non andassero seco alla guerra, piombarono sulle città di Giuda, da Samaria fino a bet Oron, ne uccisero tremila abitanti e portarono via molta preda. E Amazia, tornato che fu dalla sconfitta degli Dumei, si fece portare gli dei dei figlioli di Seer. Li stabilì come i suoi dèi, si prostrò dinanzi ad essi e bruciò dei profumi in loro onore, perché l'Eterno s'accese d'ira contro Amazia e gli mandò un profeta per dirgli: Perché hai tu cercato gli dèi di questo popolo che non hanno liberato il popolo loro dalla tua mano? E mentre egli parlava al re, questi gli disse: T'abbiamo noi forse fatto consigliere del re? Vattene, perché vorresti essere ucciso? Allora il profeta se ne andò dicendo, io so che Dio ha deciso di distruggerti perché hai fatto questo e non l'hai dato ascolto al mio consiglio. Allora Amazia, re di Giuda, dopo aver preso consiglio, inviò Messi a Joas, figliolo di Geud, re di Israele, per dirgli, vieni, mettiamoci a faccia a faccia. E Joas, re di Israele, fece dire ad Amazia, re di Giuda, lo spino del Libano mandò a dire al cedro del Libano, dalla tua figliuola per moglie al mio figliuolo. Ma le bestie selvagge del Libano passarono e calpestarono lo spino. Tu hai detto, ecco, io ho sconfitto gli Dumei e il tuo cuore si è reso orgoglioso, t'ha portato a, a gloriarti. Statti nella casa tua, perché impegnarti in una disgraziata impresa che menerebbe alla rovina te e Giuda con te ma Amazia non gli volle dar retta perché la cosa era diretta da Dio affinché fossero dati in mano del nemico perché avevano cercato gli dei di Edom. Allora Gioas re di Israele salì ed egli ed Amazia re di Giuda si trovarono a faccia a faccia a Beth Shemesh che apparteneva a Giuda Giuda rimase sconfitto da Israele e quei di Giuda fuggirono ognuno alla sua tenda. E Joas, re di Israele, fece prigioniero a Bet-Shemesh, Amazia, re di Giuda, figliolo di Joas, figliolo di Johas, e lo menò a Gerusalemme e fece una breccia di quattrocento cubiti nelle mura di Gerusalemme, dalla porta di Efraim alla porta dell'angolo. E prese tutto l'oro e tutto l'argento e tutti i vasi che si trovarono nella casa di Dio in custodia di obed edom e i tesori della casa del re prese pure gli ostaggi e se ne tornò a Samaria. Amazia figliuolo di Joas, re di Giuda, visse ancora quindici anni dopo la morte di Joas figliuolo di Joas, re di Israele. Il rimanente delle azioni di Amazia, le prime e le ultime, si trova scritto nel libro dei re di Giuda ed Israele. Dopo che Amazia ebbe abbandonato l'Eterno, fu ordita contro di lui una congiura a Gerusalemme, ed egli fuggì a ma lo fecero inseguire fino a e qui vi fu messo a morte. Di là fu trasportato sopra cavalli, e quindi sepolto coi suoi padri nella città di Giuda. Secondo libro delle Cronache, capitolo ventiseiesimo. Allora tutto il popolo di Giuda prese Uzia, che aveva allora sedici anni, e lo fece re in luogo di Amazia, suo padre. Egli riedificò Elot e la riconquistò a Giuda, dopo che il re si fu addormentato coi suoi padri. Uzia aveva sedici anni quando cominciò a regnare e regnò cinquantadue anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Yecolia ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, interamente come aveva fatto Amazia suo padre. Si die con diligenza a cercare di Dio, mentre visse Zaccaria, che aveva l'intelligenza delle visioni di Dio, e finché cercò l'Eterno, il Dio lo fece prosperare. Egli uscì e mosse guerra ai Filistei, abbatté le mura di Gath, le mura di Jabne e le mura di Asdod ed edificò delle città nel territorio di Asdod e in quello dei filistei ed io gli diede aiuto contro i filistei contro gli arabi che abitavano a Baal, e contro i maoniti e gli amoniti pagavano un tributo ad Uzia e la sua fama si sparse sino ai confini dell'Egitto perché era divenuto potentissimo Uzia Costruì pure delle torri a Gerusalemme sulla porta dell'angolo, sulla porta della valle, sullo svolto e le fortificò. Costruì delle torri nel deserto e scavò molte cisterne perché aveva gran quantità di bestiame, e ne scavò pure nella parte bassa del paese nella pianura ed aveva dei lavoranti e dei vignaiuoli per i monti e nelle terre fruttifere perché amava l'agricoltura. Aveva inoltre un esercito di combattenti che andava alla guerra per schiere, composte secondo il numero del censimento fatto dal segretario Ieyel e dal commissario Ia, e messe sotto il comando di Anania, uno dei generali del re. Il numero totale dei capi delle case patriarcali, degli uomini forti e valorosi, era di 2600. Essi avevano a loro comando un esercito di tre cinquecento combattenti atti ad entrare in guerra con gran valore per sostenere il re contro il nemico Euzia fornì a tutto l'esercito scudi, lance, elmi, corazze, archi e fionde per scagliar sassi e fece fare a Gerusalemme delle macchine inventate da ingegneri per collocarle sulle torri e sugli angoli per scagliare saete e grosse pietre la sua fama andò lungi perché egli fu meravigliosamente soccorso finché divenne potente. Ma quando fu divenuto potente, il suo cuore insuperbitosi si pervertì ed egli commise un'infedeltà contro l'Eterno, il suo Dio, entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Ma il sacerdote Azzaria entrò dopo di lui con ottanta sacerdoti dell'Eterno, uomini coraggiosi, i quali si opposero al re Uzia e gli dissero, Non spetta a te, O Uzia, di offrire dei profumi all'Eterno, ma ai sacerdoti e figliuoli di Aronne che sono consacrati per offrire i profumi. Esci dal santuario, poiché tu hai commesso un'infedeltà, e questo non ti tornerà a gloria dinanzi a Dio all'Eterno. Allora, Uzia, che teneva in mano un turibolo per offrire il profumo, si adirò. E mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebra gli scoppiò sulla fronte, in presenza dei sacerdoti, nella casa dell'Eterno, presso all'altare dei profumi. E il sommo sacerdote Azzaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono, ed ecco che aveva la lebbra sulla fronte. Lo fecero uscire precipitosamente, ed egli stesso s'affrettò ad andarsene fuori, perché l'Eterno l'aveva colpito. Il re Uzia fu lebroso fino al giorno della sua morte e stette nell'infermeria come lebroso perché era escluso dalla casa dell'Eterno e Jotan suo figliuolo era capo della casa reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Il rimanente delle azioni di Uzia, le prime e le ultime, è stato scritto dal profeta Isaia figliuolo di Amaoz. Ozias adormentò coi suoi padri e fu sepolto coi suoi padri nel campo delle sepolture destinato al re perché si diceva Elebroso e Jotan suo figliuolo regnò in luogo suo. Secondo Libro delle Cronache, capitolo ventisettesimo. Jotan aveva venticinque anni quando cominciò a regnare e regnò sedici anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Yerusha, figliuola di Zadok. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, interamente come aveva fatto Zia suo padre, soltanto non entrò nel Tempio dell'Eterno e il popolo continuava a corrompersi. Egli costruì la porta superiore della casa dell'Eterno e fece molti lavori sulle mura di Ofel costruì parimente delle città nella contrada montuosa di Giuda e dei castelli e delle torri nelle foreste e mosse guerra al re dei figlioli di Amon e vinse gli Ammoniti. I figlioli di Amon gli diedero quell'anno cento talenti d'argento e diecimila cori di grano e diecimila d'orso ed altrettanto gli pagarono il secondo e il terzo anno. Così Jotan divenne potente, poiché camminò con costanza nel cospetto dell'Eterno del suo Dio. Il rimanente delle azioni di Jotan, tutte le sue guerre le sue imprese, si trovano scritte nel libro dei re di Israele e di Giuda. Aveva venticinque anni quando cominciò a regnare e regnò sedici anni a Gerusalemme. E Jotan s'addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide e Acas suo figliuolo regnò in luogo suo. Secondo Libro delle Cronache, capitolo ventottesimo Acas aveva vent'anni quando cominciò a regnare e regnò sedici anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno come aveva fatto Davide suo padre, ma seguì la via dei re di Israele e fece perfino delle immagini di getto per i Baali, bruciò dei profumi nella valle del figliuolo di Inom, e arse i suoi figliuoli nel fuoco, seguendo le abominazioni delle gente che l'Eterno aveva cacciate dinanzi ai figliuoli di Israele, e offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi, sulle colline e sotto ogni albero verdeggiante. Perciò l'Eterno, il suo Dio, lo diede nelle mani del re di Siria. E i Siri lo sconfissero e li presero un gran numero di prigionieri che menarono a Damasco, e fu anche dato in mano del re di Israele, che gli influisse una grande sconfitta. Infatti Peca, figliuolo di Re Malia, uccise in un giorno in Giuda centoventimila uomini, tutta gente valorosa, perché avevano abbandonato l'Eterno, il Dio dei loro padri. Zicri, un prode di Efraim, uccise Maaseia, figliuolo del re, Azrikam, maggiordomo della casa reale ed Elcana che teneva il secondo posto dopo il re. E i figlioli d'Israele menarono via di tra i loro fratelli duecentomila prigioni fra donne, figlioli e figliuole e ne trassero pure una gran preda che portarono a Samaria. Ora oh, v'era qui un profeta dell'Eterno per nome Oded, egli uscì incontro l'esercito che tornava a Samaria e disse loro: Ecco, l'Eterno l'iddio dei vostri padri, nella sua ira contro Giuda ve li ha dati nelle mani, e voi li avete uccisi con tal furore che è giunto fino al cielo. Ed ora pre pretendete di sottomettervi come schiavi e come schiave i figlioli e le figlioli di Giuda e di Gerusalemme, ma voi, voi stessi, non siete forse colpevoli verso l'Eterno, verso il vostro? Ascoltatemi dunque e rimandate i prigionieri che avete fatti tra i vostri fratelli, perché l'ardente ira dell'Eterno vi sovrasta. Allora alcuni tra i capi dei figlioli di Efraim, Azaria figliuolo di Jonanam, Becheria figliuolo di Meshilemot, Ezechia figliuolo di Shalun e Amasa figliuolo di Adlai, sorsero contro quelli che tornavano dalla guerra e dissero loro Voi non menerete qua dentro i prigionieri perché voi vi proponete cosa che ci renderà colpevole dinanzi all'Eterno accrescendo il numero dei nostri peccati e delle nostre colpe, poiché noi siamo già grandemente colpevoli e l'ira dell'Eterno arde contro Israele. Allora i soldati abbandonarono i prigionieri e la preda in presenza dei capi e di tutta la radunanza, e gli uomini già ricordati per nome si elevarono e presero i prigionieri del bottino e si servirono per rivestire tutti quelli di loro che erano ignudi, li rivestirono, li calzarono, diedero loro da mangiare e da bere, li unsero, condussero sopra degli asini tutti quelli che cascavano dalla fatica, e li menarono a Gerico la città delle palme, e dai loro fratelli, poi se ne tornarono a Samaria. In quel tempo il re Akas mandò a chiedere soccorso al re da Siria. Ora gli Edomiti erano venuti di nuovo, avevano sconfitto Giuda e venati via dei prigionieri. I Filistei pure avevano invaso le città della pianura e del mezzogiorno di Giuda e avevano preso Besh, Shemesh, Ayalom, Gedaroth, Soko e le città che ne dipendevano, Timna e le città che ne dipendevano, Gimzo e le città che ne dipendevano e vi si erano stabiliti. Poiché l'Eterno aveva umiliato Giuda a motivo di Akas, re di Israele, perché aveva rotto ogni freno in Giuda e aveva commesso ogni sorta di infedeltà contro l'Eterno. E Tilgad Pirnezer, re da Siria, mosse contro di lui, lo ridusse alle strette e non lo sostenne affatto, poiché Akas aveva spogliato la casa dell'Eterno, la casa dei re e dei capi e aveva dato tutto al re da Siria, ma nulla gli era giovato. E nel tempo in cui si trovava alle strette, questo medesimo re Akas continuò più che mai a commettere delle infedeltà contro l'Eterno, offrì dei sacrifici agli dei di Damasco che l'avevano sconfitto e disse, Giacché gli dei dei re di Siria aiutano quelli, io offrirò loro dei sacrifici ed aiuteranno anche me, ma furono invece la rovina di lui e di tutto Israele. Akas radunò gli utensili della casa di Dio, fece a pezzi gli utensili della casa di Dio, chiuse le porte della casa dell'Eterno, si fece degli altari in tutte le cantonate di Gerusalemme e stabilì degli alti luoghi in ognuna delle città di Giuda per offrire dei profumi ad altri dei. Così provocò a dire all'Eterno l'Iddio dei suoi padri. Il rimanente delle sue azioni, di tutti i suoi portamenti, i primi e gli ultimi, si trova scritto nel libro del re di Giuda d'Israele. Israele. E Aca si addormentò coi suoi padri e fu sepolto in città, a Gerusalemme, perché non lo vollero mettere nei sepolcri del re di Israele, ed Ezechia suo figliuolo regnò in luogo suo. Secondo libro delle Cronache, capitolo 29. Ezechia aveva venticinque anni e quando cominciò a regnare, regnò ventinove anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abia, figliola di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno interamente come aveva fatto Davide suo padre. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaperse le porte della casa dell'Eterno e le restaurò. Fece venire i sacerdoti e i leviti, li radunò sulla piazza orientale e disse loro: Ascoltatemi, o Leviti, ora santificatevi e santificate la casa dell'Eterno, dell'Iddio dei vostri padri, e portate fuori dal santuario ogni immondizia. Poiché i nostri padri sono stati infedeli e hanno fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno, dell'Iddio nostro, l'hanno abbandonato, hanno cessato di volgere la faccia verso la dimora dell'Eterno, e le hanno voltato le spalle, ed hanno chiuse le porte del portico, hanno spente le lampade, non hanno più bruciato profumi né offerto olocausti nel santuario dell'Iddio di Israele. Perciò l'ira dell'Eterno ha colpito Giuda e Gerusalemme e li ha abbandonati alle vessazioni, alla desolazione e ad ogni scherni, come vedete, con gli occhi vostri. Ed ecco che a causa di questo i nostri padri sono periti di spada e i nostri figliuoli, le nostre figliuole, le nostre mogli sono in cattività. Or io ho in cuore di fare un patto con l'Eterno, con di d'Israele, affinché l'ardore della sua ira si allontani da noi. Figliuoli miei, non siate negligenti, poiché l'Eterno vi ha scelti affinché siate davanti a lui per servirli, per essere suo ministri e per offrirgli profumi. Allora i Leviti si levarono. Mahat figliolo di Amassai, Joher figliuolo di Azzaria, dei figlioli di Kehat, dei figlioli di Merari, Kish figliolo di Abdi, Azaria figliolo di Gealiel, dei Gershoniti, Joad figliolo di Zima, Edem figliolo di Joa, dei figlioli di Listafan, Shimri e Geiel, dei figlioli di Azafan, Zaccaria e Metania, dei figlioli di Eman, Jehel e Shimei, dei figlioli di Gedut, Shemaia e Uziel. Ed essi, adunarono i loro fratelli, e, dopo essersi santificati, vennero a purificare la casa dell'Eterno secondo l'ordine del Re, conformemente alle parole dell'Eterno. E i sacerdoti entrarono nell'interno della casa dell'Eterno per purificarla, e portarono fuori nel cortile della casa dell'Eterno tutte le immondezze che trovarono nel tempio dell'Eterno, e i leviti le presero, le portarono fuori e, e gettarle nel torrente Chidron. Cominciarono queste purificazioni il primo giorno del primo mese e l'ottavo giorno dello stesso mese vennero al portico dell'Eterno e misero otto giorni a purificare la casa dell'Eterno il sedicesimo giorno del primo mese avevano finito. Allora vennero al re Ezechia nel suo palazzo e gli dissero: Noi abbiamo purificata tutta la casa dell'Eterno, l'altare degli Olocausti con tutti i suoi utensili, la tavola dei panni della presentazione con tutti i suoi utensili, come pure abbiamo rimesso in buono stato e purificati tutti gli utensili che il re a casa aveva profanati durante il suo regno quando si rese infedele, ed ecco, stanno davanti all'altare dell'Eterno. Allora Ezechia Levatosi di buon'ora, adunò i capi della città, e salì alla casa dell'Eterno. Essi menarono sette giovenchi, sette montoni, e sette agnelli, e sette capri, come sacrificio per il peccato, a pro del regno del santuario di Giuda. E il re ordinò ai sacerdoti, figliuoli d'Aronne, d'offrirli sull'altare dell'Eterno. I sacerdoti scannarono i giovenchi, e ne raccolsero il sangue, e lo sparsero sull'altare, Scannarono i montoni e ne sparsero il sangue sull'altare, e scannarono gli agnelli e ne sparsero il sangue sull'altare. Poi menarono i capri del sacrificio per il peccato davanti al re e alla radunanza, e questi posero su d'essi le loro mani. I sacerdoti li scannarono e ne offrirono il sangue sull'altare come sacrificio per il peccato per fare l'espiazione dei peccati di tutto Israele già che il re aveva ordinato che si offrisse l'olocausto e il sacrificio per il peccato a pro di tutto Israele. Il re stabilì i Leviti nella casa dell'Eterno con cembali, con salteri, con cetre, secondo l'ordine di Davide e di Gat, il veggente del re e del profeta Natan, poiché tale era il comandamento dato dall'Eterno per mezzo dei suoi profeti. E i Leviti presero il loro posto con gli strumenti di Davide e i sacerdoti con le trombe. E allora Ezechia ordinò che si offrisse l'olocausto sull'altare. E nel momento in cui si cominciò l'olocausto cominciò pure il canto dell'Eterno e il suono delle trombe con l'accompagnamento degli strumenti di Davide, re di Israele. E tutta la radunanza si prostrò e i cantori cominciarono a cantare e le trombe a suonare. E tutto questo continuò sino alla fine dell'Olocausto, e quando l'offerta dell'Olocausto fu finita, il re e tutti quelli che erano con lui si inchinarono e si prostrarono. Poi il re Ezechia e i capi ordinarono ai Leviti di celebrare le lotti dell'Eterno con la parola di Davide e del veggente Asaf, e quelli le celebrarono con gioia e si inchinarono e si prostrarono. Allora Ezechia prese a dire... Ora che vi siete consacrati all'Eterno, avvicinatevi e offrite vittime e sacrifici di lode nella casa dell'Eterno. E la radunanza menò vittime e offrì sacrifici di azioni di grazie, a tut e tutti quelli che avevano il cuore ben disposto offrirono olocausti. Il numero degli olocausti offerti dalla radunanza fu di settanta giovenchi, cento montoni, duecento agnelli, tutto per l'olocausto all'Eterno. E furono pure consacrati seicento buoi e tremila pecore. Ma i sacerdoti erano troppi pochi e non potevano scorticare tutti gli olocausti, perciò i loro fratelli, i Leviti, li aiutarono finché l'opera fu compiuta e finché gli altri sacerdoti si furono santificati, poiché Leviti avevano messo più rettitudine di cuore a santificarsi dei sacerdoti. E vera pure Abbondanza di olocausti, oltre ai grassi dei sacrifici, di azioni di grazie e all'elibazione degli olocausti. Così fu ristabilito il servizio della casa dell'Eterno. Ed Ezechia e tutto il popolo si rallegrarono che Dio avesse ben disposto il popolo, perché la cosa s'era fatta subitamente. Secondo libro delle Cronache, capitolo trentesimo. Poi Ezechia inviò dei messi a tutto Israele e a Giuda e scrisse pure lettere ad Efrem e a Menasse, perché venissero alla casa dell'Eterno a Gerusalemme a celebrare la Pasqua in onore dell'Eterno dell'Iddio d'Israele. Il re, i suoi capi e tutta la Radunanza in un Consiglio tenuto a Gerusalemme, avevano deciso di celebrare la Pasqua il secondo mese giacché non la potevano celebrare al tempo debito, perché i sacerdoti non si erano santificati in numero sufficiente e il popolo non s'era radunato in Gerusalemme. La cosa piacque al re e a tutta la radunanza, e stabilirono di proclamare un bando per tutto Israele, da Beersheba fino a Dan, perché la gente venisse a Gerusalemme a celebrare la Pasqua in onore dell'Eterno, dell'Iddio di Israele, poiché per là dietro essa non era stata celebrata in modo generale secondo che è prescritto. I corrieri dunque andarono con le lettere del re e dei suoi capi per tutto Israele e Giuda, e conformemente all'ordine del re dissero, Figliuoli di Israele, tornate all'Eterno, all'Idio di Abramo, di Isacco e di Israele, ondegli torni al residuo che di voi è scampato dalle mani del re di Assiria. E come i vostri padri e come i vostri fratelli che sono stati infedeli all'Eterno, al Dio dei loro padri, in guisa che egli ha dati in preda alla desolazione come voi vedete. Ora non indurate le vostre cervici come i padri vostri, date le mani all'Eterno, venite al suo santuario che egli ha santificato in perpetuo e servite all'Eterno il vostro Dio, onde l'ardente ira sua si ritiri da voi. Poiché se tornate all'Eterno, i vostri fratelli, i vostri figliuoli troveranno pietà in quelli che li hanno menati schiavi e ritorneranno in questo paese, già che l'Eterno, il vostro Dio, è clemente e misericordioso e non volgerà la faccia lungi da voi se a lui tornate. Quei corrieri dunque passarono di città in città nel paese di Efraim, di Menasse fino a Zabulon, ma la gente si faceva beffe di loro. E li scherniva. Non di meno alcuni uomini di Asher, di Menasse, di Zabulon si umiliarono e vennero a Gerusalemme. Anche in Giuda la mano di Dio però in guisa da dar loro un medesimo cuore per mettere ad effetto l'ordine del re e dei capi secondo la parola dell'Eterno. Un gran popolo si riunì a Gerusalemme per celebrare la festa degli Asimi il secondo mese. Fu una radunanza immensa. Si levarono e tolsero via gli altari sui quali si offrivano sacrifici a Gerusalemme, tolsero via tutti gli altari sui quali si offrivano profumi, e li gettarono nel torrente Chidrom. Poi immolarono l'agnello pasquale il quattordicesimo giorno del secondo mese. I sacerdoti e i Leviti, i quali, presi da vergogna, si erano santificati, offrirono olocausti nella casa dell'Eterno e occuparono il posto assegnato loro dalla legge di Mosè, l'uomo di Dio. I sacerdoti facevano l'aspersione del sangue che ricevevano dalle mani dei Leviti. Siccome ve ne erano molti nella radunanza che non si erano santificati, i Leviti avevano l'incarico di molare degli agnelli pasquali, consacrandoli all'Eterno per tutti quelli che non erano puri, poiché una gran parte del popolo, molti di Efraim, di Menasse, di Zaccar, di Sabulon. Non si erano purificati e mangiarono la Pasqua senza conformarsi a quello che è scritto, ma Ezechia pregò per loro dicendo L'Eterno che è buono perdoni a chiunque ha disposto il proprio cuore alla ricerca di Dio dell'Eterno che è l'Iddio dei Suoi Padri anche senza aver la purificazione richiesta dal santuario. E l'Eterno esaudì Ezechia e perdonò il popolo. Così i figliuoli di Israele che si trovavano a Gerusalemme celebrarono la festa degli azimi per sette giorni con grande allegrezza e ogni giorno i leviti e i sacerdoti celebravano l'Eterno con gli strumenti consacrati ad accompagnare le sue lodi. Ezechia parlò al cuore di tutti i leviti che mostravano grande intelligenza nel servire l'Eterno e si fecero i pasti della festa durante i sette giorni, offrendo sacrifici di azioni di grazie e lodando l'Eterno, l'Iddio dei loro padri. E tutta la radunanza deliberò di celebrare la festa per altri sette giorni e la celebrarono con allegrezza durante questi sette giorni, poiché Ezechia re di Giuda aveva donato la radunanza a mille giovenchi e sette mila pecore e i capi Pure avevano donato la radunanza a mille tori e decimila pecore, e i sacerdoti in gran numero s'eran santificati. Tutta la radunanza di Giuda, i sacerdoti, i leviti, tutta la radunanza di quelli venuti da Israele, gli stranieri giunti dal paese di Israele o stabiliti in Giudea, furono in festa. Così vi fu gran gioia in Gerusalemme dal tempo di Salomone figliolo di Davide re di Israele. Non si era fatto nulla di simile in Gerusalemme. Poi i sacerdoti leviti si levarono e benedissero il popolo e la loro voce fu udita e la loro preghiera giunse fino al cielo, fino alla santa dimora dell'Eterno. Secondo Libro delle Cronache, capitolo 31. Quando tutte queste cose furono compiute, tutti gli israeliti che si trovavano qui ripartirono per le città di Giuda e frantumarono le statue, abbatterono gli idoli da starte, demolirono gli alti luoghi e degli altari in tutto Giuda e Beniamino e in Efraim e in Menasse e in Guisa, che nulla più ne rimanesse. Poi tutti i figlioli di Israele se ne tornarono nelle loro città, ciascuno nel proprio possesso. Ezechia stabilì le classi dei sacerdoti e dei leviti nelle loro funzioni, ognuno secondo il genere del suo servizio: sacerdoti e leviti per gli olocausti e i sacrifici di azioni di grazia per il servizio, per la lode e per il canto entro le porte del campo dell'Eterno. Stabilì pure da parte che il re prelevarebbe dai suoi beni per gli olocausti. Per gli olocausti del mattino e della sera, per gli olocausti dei sabati, dei noviluni luni e delle feste, come sta scritto nel libro della legge dell'Eterno, e ordinò al popolo, agli abitanti di Gerusalemme, di dare ai sacerdoti e ai leviti la loro parte affinché potessero darsi all'adempimento della legge dell'Eterno. Non appena quest'ordine fu pubblicato, i figlioli di Israele dettero in gran quantità le primizie del grano, del vino, dell'olio, del miele, di tutti i prodotti dei campi e portarono la decima d'ogni cosa in abbondanza. I figlioli di Israele e di Giuda che abitavano nelle città di Giuda menarono anch'essi la decima dei buoi e delle pecore e la decima delle cose sante che erano consacrate all'Eterno, al loro Dio, e quelle quali si fecero tanti mucchi. Cominciarono a fare quei mucchi il terzo mese e finirono il settimo mese. Ezechia e i capi vennero a vedere quei mucchi e benedissero l'Eterno e il suo popolo d'Israele. Ed Ezechia interrogò i sacerdoti e i leviti relativamente a quei mucchi, e il sommo sacerdote a della casa di Zadokli rispose, «Da che si è cominciato a portare le offerte nella casa dell'Eterno, noi abbiamo mangiato e ci siamo saziati. E è rimasta roba in abbondanza, perché l'Eterno ha benedetto il suo popolo, ed ecco la gran quantità che è rimasta». Allora Ezechia ordinò che si... Preparassero delle stanze nella casa dell'Eterno e furono preparate, e vi riposero fedelmente le offerte, la decima e le cose consacrate. Con Ania Levita ne ebbe la sovrintendenza, e Shimea il suo fratello veniva in secondo luogo. Jeiel, Ahazia, Nahatan, Ashehel, Geramot, Josabat, Elia Ishmachia ma Ata e Benahia erano impiegati sotto la direzione di Conania e del suo fratello Shimei per ordine del re Ezechia e Dazzaria, capo della casa di Dio. Il Levita Core, figliolo di Inna, guardiano della porta orientale, era preposto ai doni volontari fatti da Dio per distribuire le offerte fatte dall'Eterno e alle cose santissime. Sotto di lui stavano Eden, Minyanin, Geshua, Scemaia, Amaria, Se, Cania, delle città dei sacerdoti come uomini di fiducia per fare le distribuzioni ai loro fratelli, grandi e piccoli, secondo le loro classi, eccettuati i maschi che erano registrati nelle loro genealogie dall'età di tre anni in su, cioè tutti quelli che entravano giornalmente nella casa dell'Eterno per fare il loro servizio secondo le loro funzioni e secondo le loro classi. La registrazione dei sacerdoti si faceva secondo le loro case patriarcali e quella delle viti dall'età di vent'anni in su secondo le loro funzioni e secondo le loro classi, dovevano fare le distribuzioni a quelli di tutta la radunanza che erano registrati con tutti i loro bambini, con le loro mogli, con i loro figlioli con le loro figliole, poiché nel loro ufficio di fiducia amministravano i doni sacri. E per i sacerdoti, figliuoli d'aronne che dimoravano in campagna nei contadi delle loro città, v'erano in ogni città degli uomini designati per nome per distribuire le porzioni a tutti i maschi di tra i sacerdoti e a tutti i leviti registrati delle genealogie. E Ezechia fece così per tutto Giuda, fece ciò che è buono e retto, è vero dinanzi all'Eterno e al Suo Dio, in tutto quello che prese a fare per il servizio della casa di Dio, per la legge, per i comandamenti, cercando il suo Dio, e mise tutto il cuore nell'opera sua, e prosperò. Secondo libro delle cronache, capitolo trentaduesimo. Dopo queste cose e questi atti di fedeltà di Ezechia, Sennacherib, re d'Assiria, venne, entrò in Giuda e cinse d'assedio le città fortificate con l'intenzione di impadronirsene. E quando Ezechia vide che Sennacherib era giunto e si proponeva di attaccare Gerusalemme, deliberò coi suoi capi e coi suoi uomini valorosi di turare le sorgenti d'acqua che erano fuori della città ed essi gli prestarono aiuto. Si radunò dunque un gran numero di gente e turarono tutte le sorgenti e il torrente che scorreva attraverso il paese, perché, dicevano essi, il Re da Siria venendo troverebbe egli abbondanza d'acqua? E Zechia prese animo, ricostruì tutte le mura dove erano rotte, rialzò le torri, costruì l'alto muro di fuori, fortificò Millo nelle città di Davide e fece fare gran quantità di armi e di scudi diede dei capi militari al popolo li riunì presso di sé sulla piazza della porta della città e parlò al loro cuore dicendo siate forti fatevi animo non temete e non vi sgomentate a motivo del re d'Assiria e della gran gente che accompagna già che con noi è uno più grande di ciò che è con lui con Lui è il braccio di carne, con noi è l'Eterno il nostro Dio per aiutarci e combattere le nostre battaglie. E il popolo fu riassicurato dalle parole di Ezechia, re di Giuda. E dopo questo, Senacheribre da Siria, mentre stava di fronte a Lachis con tutte le sue forze, mandò i suoi servi a Gerusalemme per dire a Ezechia, re di Giuda, e a tutti quei di Giuda che si trovavano a Gerusalemme, Così parla Sennacherib, re degli Assiri. In chi confidate voi per rimanervene così assediati in Gerusalemme? E Zacchia non vi inganna egli per ridurvi a morir di fame e di sete quando dice l'Eterno il nostro Dio ci libererà dalle mani del re d'Assiria? Non è egli lo stesso Ezechia che ha soppresso gli alti luoghi e gli altari dell'Eterno e che ha detto a Giuda e a Gerusalemme voi adorerete dinanzi a un unico altare e su quello offrirete profumi? Non sapete voi quello che io e miei padri abbiamo fatto a tutti i popoli degli altri paesi? Gli dei delle nazioni di quei paesi hanno essi potuto liberare i loro paesi dalla mia mano? Qual è fra tutti gli dei di queste nazioni che i miei padri hanno sterminate quello che abbia potuto liberare il suo popolo dalla mia mano? E potrebbe il vostro Dio liberare voi dalla mia mano? Or dunque, Ezechia non vi inganni e non vi seduca in questa maniera. Non gli prestate fede, poiché nessun Dio, d'alcuna da nazione o d'alcun da regno, ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano o dalla mano dei miei padri. Quanto meno potrà l'Iddio vostro liberar voi dalla mia mano. I servi di Sennacherib parlarono ancora contro l'Eterno Iddio e contro il suo serve Ezechia. Sennacherib scrisse pure delle lettere insultando l'Eterno l'iddio di Israele e parlando contro di lui in questi termini. Come gli dèi delle nazioni degli altri paesi non hanno potuto liberare i loro popoli dalla mia mano, così neanche l'Iddio d'Ezechia potrà liberare dalla mia mano il popolo suo. I servi di Senacherib gridarono ad alta voce in lingua giudaica rivolgendosi al popolo di Gerusalemme che stava sulle mura per spaventarlo e atterrirlo e potersi così impadronire della città, e parlarono dell'Iddio di Gerusalemme come degli dèi dei popoli della terra» che sono opera di mano d'uomo. Allora il re Ezechia e il profeta Isaia, figliuolo di Amos, pregarono a questo proposito e alzarono fino al cielo il loro grido e l'Eterno mandò un angelo che sterminò nel campo del re d'Assiria tutti gli uomini forti e valorosi, i principi e i capi e il re se ne tornò svergognato al suo paese e come fu entrato nella casa del suo Dio i suoi propri figliuoli lo uccisero quivi di spada. Così l'Eterno salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Sennacherib, re d'Assiria, e dalla mano di tutti gli altri, e li protese d'ogni intorno. E molti portarono a Gerusalemme delle offerte all'Eterno e degli oggetti preziosi a Ezechia, re di Giuda, il quale da allora sorse in grande considerazione agli occhi di tutte le nazioni. In quel tempo Ezechia fu malato a morte, e gli pregò l'Eterno, e l'Eterno gli parlò e gli concesse un segno. Ma Ezechia non fu riconoscente del beneficio che aveva ricevuto, giacché il suo cuore si inorgoglì e l'ira dell'Eterno si volse contro di lui, contro Giude, e contro Gerusalemme. Non di meno, Ezechia si umiliò dell'essersi inorgoglito in cuor suo. Tanto egli quanto gli abitanti di Gerusalemme, perciò l'ira dell'Eterno non venne sopra loro durante la vita d'Ezechia. Ezechia ebbe immense ricchezze e grandissima gloria e si fece dei tesori per riporvi argento, oro, pietre preziose, aromi, scudi d'ogni sorta, d'oggetti di valore, dei magazzini per i prodotti del grano, vino, olio, delle stalle per ogni sorta di bestiame e degli ovili per le pecore si edificò delle città ed ebbe greggi e mandrie in abbondanza, perché Dio gli aveva dato dei beni in gran copia. Ezechia fu quelli che turò la sorgente superiore delle acque di Gibbon e che condusse giù direttamente dal lato occidentale della città di Davide. Ezechia riuscì felicemente in tutte le sue imprese. Non di meno, quando i capi di Babilonia gli inviarono dei messi per informarsi del prodigio, che era venuto nel paese, e Dio lo abbandonò per metterlo alla prova affin di conoscere tutto quelli che egli aveva in cuore. Le rimanenti azioni di Ezechia e le sue opere pie trovansi scritte nella visione del profeta Isaia, figliuolo di Amos, inserita nel Libro dei re di Giuda e Israele. Ezechia s'addormentò coi suoi padri e fu sepolto sulla salita dei sepolcri dei figlioli di Davide. E alla sua morte tutti Giuda e gli abitanti di Gerusalemme gli resero onore. E Menasse suo figliuolo regnò in luogo suo. Secondo Libro delle Cronache, capitolo trentatreesimo Menasse aveva dodici anni quando cominciò a regnare e regnò cinquantacinque anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, seguendo le abominazioni delle nazioni che l'Eterno aveva cacciate dinanzi ai figlioli di Israele. Riedificò gli alti luoghi che Ezechia suo padre aveva demoliti, eresse altari ai Bali, fece degli idoli da starte, e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. E resse pure degli altari ed altri dei nella casa dell'Eterno, riguardo alle quali l'Eterno aveva detto «In Gerusalemme sarà imperpetuo il mio nome». E Eressi Altari, a tutto l'esercito del cielo, nei due cortili della casa dell'Eterno, fece passare i suoi figliuoli per fuoco nella valle del figliuolo di Inom, si dette alla magia, all'incantesimo, alla stregoneria, e istituì di quelli che evocavano gli spiriti e predicevano l'avvenire». S'abbandonò interamente a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, provocandolo a ira. Mise l'immagine scolpita dell'idolo che aveva fatto nella casa di Dio, riguardo alla quale Dio aveva detto a Davide e a Salomone suo figliuolo: In questa casa e in Gerusalemme, che io ho scelta fra tutte le tribù d'Israele, di porrò il mio nome in perpetuo, e farò che Israele non muova più piede dal paese che io ho assegnato ai vostri padri. Perché essi abbian cura di mettere in pratica tutto quello che ho loro comandato, cioè tutta la legge, i precetti, e le prescrizioni dati per mezzo di Mosè. Ma Menasse indusse Giuda e gli abitanti di Gerusalemme a sviarsi e a far peggio delle nazioni che l'Eterno aveva distrutte dinanzi ai figlioli di Israele. L'Eterno parlò a Menasse e al suo popolo, ma essi non ne fecero caso. Allora, L'Eterno fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re d'Assiria che misero Menasse nei ferri e legatelo con catene di rame lo menarono a Babilonia. E quando fu in distretta implorò l'Eterno il suo Dio e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri, a lui rivolse la sua preghiera ed egli s'arrese ad esse, esaudire le sue supplicazioni e lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno. Allora Menasse riconobbe che l'Eterno è Dio. Dopo questo Menasse costruì fuori della città di Davide a occidenti, verso Gihon nella valle, un muro che si prolunga fino alla porta dei pesci, lo fece girare intorno ad Ofer e lo tirò su a grande altezza e pose dei capi militari in tutte le città fortificate di Giuda, e tolse dalla casa dell'Eterno gli dei stranieri e l'idolo abbatté tutti gli altari che aveva costruiti sul monte della casa dell'Eterno e a Gerusalemme e gettò tutto fuori della città. Poi ristabilì l'altare dell'Eterno, e offrì sopra dei sacrifici di azioni di grazia e di lode, e ordinò a Giuda che servisse all'Eterno all'Iddio di Israele. Non di meno, il popolo continuava ad offrire sacrifici sugli alti luoghi, però soltanto all'Eterno al suo Dio. Il rimanente delle azioni di menasse, la preghiera che rivolse al suo Dio e le parole che i veggenti gli rivolsero nel nome dell'Eterno, dell'Idio di Israele, sono cose scritte nella storia dei re di Israele, e la sua preghiera, e come Dio s'arrese ad essa, tutti i suoi peccati e tutte le sue infedeltà, i luoghi dove costruì degli alti, i luoghi e pose degli idoli da starte e delle immagini scolpite prima che si fosse umiliate, sono cose scritte nel libro di Osai. Poi. Menasse addormentò coi suoi padri e fu sepolto in casa sua, e Amon, suo figliolo, regnò in luogo suo. Amon aveva ventidue anni quando cominciò a regnare e regnò due anni a Gerusalemme, egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno come aveva fatto Menasse suo padre, offriva sacrifici a tutte le immagini scolpite fatte da Menasse suo padre e le serviva. Egli non si umiliò dinanzi all'Eterno come si era umiliato Manasse suo padre, anzi, Amon si rese sempre più colpevole. E i suoi servi ordirono una congiura contro di lui e lo uccisero in casa sua. Ma il popolo del paese mise a morte tutti quelli che avevano congiurato contro il re Amon e fece re in sua vece Giosia suo figliuolo. Secondo libro delle Cronache, capitolo 34 Giosia aveva otto anni quando cominciò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno e camminò per le vie di Davide suo padre senza scostarsene né a destra né a sinistra. L'ottavo anno del suo regno, mentre era ancora giovinetto, cominciò a cercare l'idio di Davide suo padre e il dodicesimo anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dagli alti luoghi, dagli idoli d'Astarte, dalle immagini scolpite e dalle immagini fuse, e in sua presenza furono demoliti gli altari de Bali e abbattute le colonne solari che v'eran sopra, e frantumò gli idoli d'Astarte e le immagini scolpite e le statue, e le ridusse in polvere che sparse sui sepolcri di quelli che avevano offerto loro dei sacrifici, e bruciò le ossa dei sacerdoti sui loro altari. Così purificherò Giuda e Gerusalemme. Lo stesso fece nelle città di Menasse, di Efrem, di Simeone, fino a Neftali, da tutto in mezzo alle loro rovine. Demolì gli altari, frantumò e ridusse in polvere gli idoli d'Astarte e le immagini scolpite, abbatté tutte le colonne solari in tutto il paese di Israele e tornò a Gerusalemme. L'anno diciottesimo del suo regno, dopo aver purificato il paese e la casa dell'Eterno, mandò Shafan figliuolo di Azalia, Maaseia, governatore della città, e Joa figliuolo di Joachas, l'archivista, per restaurare la casa dell'Eterno del suo dio. E quelli si recarono dal sommo sacerdote Elkia, e fu loro consegnato il denaro che era stato portato nella casa di Dio e che i leviti custodi della soglia avevano raccolto in Menasse, in Ephraim, e in tutto il rimanente di Israele, in tutto Giude, Beniamino e fra gli abitanti di Gerusalemme. Ed essi lo rimisero nelle mani dei direttori proposti ai lavori della casa dell'Eterno, e i direttori lo dettero a quelli che lavoravano nella casa dell'Eterno per ripararla e restaurarla. Lo dettero ai legnaiuoli, ai costruttori, per comprare delle pietre da tagliare e del legname per l'armatura e la travatura delle case che i re di Giuda avevano distrutte. E quegli uomini facevano il lavoro con fedeltà, ed essi erano proposti, Giatan e Obadia, leviti di tra i figlioli di Merari e Zaccaria, e Meshulam fra i figlioli di Kehath, per la direzione, e tutti quelli che erano leviti che erano abili a suonare strumenti musicali. Questi sorvegliavano pure i portatori di pesi e dirigevano tutti gli operai occupati nei diversi lavori e fra i leviti addetti a quei lavori verano di quelli che erano segretari, commissari, portinai. Ora, mentre si traeva fuori il denaro che era stato portato nella cassa dell'Eterno, il sacerdote Ilchia trovò il libro della legge dell'Eterno data per mezzo di Mosè. E il Chia parlò a Shafan, il segretario, gli disse, Ho trovato nella casa dell'Eterno il libro della legge. E il Chia diede il libro a Shafan, e Shafan portò il libro al re, e gli fece al tempo stesso la sua relazione, dicendo, I tuoi servi hanno fatto tutto quello che è stato loro ordinato, hanno versato il denaro che si è trovato nella casa dell'Eterno, e l'hanno consegnato a quelli che sono proposti ai lavori e agli operai, e Shafan, il segretario, disse ancora al re, Il sacerdote Chia...» il ma dato un libro, e Shafan lo lesse in presenza del re. Quando il re ebbe udite le parole della legge, si stracciò le vesti. Poi il re diede quest'ordine a Ilchia, a Iacan figliuolo di Shafan, a Abdon figliuolo di Mica, a Shafan il suo segretario e a Asahia servo del re. Andate a consultare l'Eterno per me e per ciò che rimane di Israele e di Giuda riguardo alle parole di questo libro che si è trovato, già che grande è l'ira dell'Eterno che si è riversata su noi, poiché i nostri padri non hanno osservato la parola dell'Eterno e non hanno messo in pratica tutto quello che è scritto in questo libro. Il Chia e quelli che il Re aveva designati andarono dalla profetessa Hulda, moglie di Shalun, figliolo di Tokat, figliolo di Hashra, il guardaroba, essa dimorava in Gerusalemme, nel secondo quartiere, e quelli le parlarono nel senso indicato da Yahweh. Ed ella disse loro, Così dice l'Eterno, l'Iddio d'Israele, dite all'uomo che vi ha mandati da me. Così dice l'Eterno. Ecco. Io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti. Farò venire tutte le maledizioni che sono scritte nel libro che è stato letto in presenza del re di Giuda, poiché essi mi hanno abbandonato ed hanno offerto profumi ad altri dei per provocarmi ad ira con tutte le opere delle loro mani, e la mia ira si è riversata su questo luogo e non si estinguerà. Quanto al re di Giuda, che va mandate a consultare l'Eterno, gli direte questo. Così dice l'Eterno il Dio di Israele riguardo alle parole che tu hai udite. Già che il tuo cuore è stato toccato, giacché ti sei umiliato dinanzi a Dio udendo le sue parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti. Giacché ti sei umiliato dinanzi a me e ti sei stracciate le vesti e hai pianto dinanzi a me, anch'io t'ho ascoltato, dice l'Eterno. Ecco, io ti riunirò coi tuoi padri, e sarai raccolto in pace nel tuo sepolcro, e gli occhi tuoi non vedranno tutte le sciagure che io farò venire su questo luogo e sopra i suoi abitanti. E quelli riferirono al Re la risposta. Allora il Re mandò a fare radunare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme, e il re salì alla casa dell'Eterno con tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i leviti e tutto il popolo, grandi e piccoli, e lesse in loro presenza tutte le parole del libro del patto che era stato trovato nella casa dell'Eterno. Il re stando in piedi sul palco, fece un patto dinanzi all'Eterno impegnandosi di seguire l'Eterno, d'osservare i suoi comandamenti, i suoi precetti e le sue leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima per mettere in pratica le parole del patto scritte in quel libro, e fece aderire al patto tutti quelli che si trovavano a Gerusalemme e in Beniamino e gli abitanti di Gerusalemme si conformarono al patto di Dio, dell'Iddio dei loro padri. E Giosia fece sparire tutte le abominazioni di tutti i paesi che appartenevano ai figlioli di Israele e impose a tutti quelli che si trovavano in Israele di servire all'Eterno il loro Dio, durante tutto il tempo della vita di Giosia, Essi non cessarono di seguire l'Eterno, l'Iddio, dei loro padri. Secondo Libro delle Cronache, capitolo trentacinquesimo. Giosia celebrò la Pasqua in onore dell'Eterno a Gerusalemme e l'agnello pasquale fu immolato il quattordicesimo giorno del mese. Egli stabilì i sacerdoti nei loro uffici, e li incoraggiò a compiere il servizio nella casa dell'Eterno, e disse ai Leviti che ammaestravano tutto Israele, ed erano consacrati all'Eterno. «Collocate pure l'arca santa nella casa che Salomone, figliuolo di Davide, re di Israele ed edificata, voi non dovete più portarla sulle spalle». Ora servite l'Eterno il vostro Dio e il suo popolo di Israele, e tenetevi pronti secondo le case patriarcali, secondo le vostre classi, conformemente a quello che hanno disposto per scritto Davide, re di Israele, e Salomone suo figliuolo, e statevene nel santuario secondo i rami delle case patriarcali dei vostri fratelli figliuoli del popolo, e secondo la classificazione della casa paterna dei Leviti. Immolate la Pasqua, santificatevi, e preparatela per i vostri fratelli, conformandovi alla parola dell'Eterno trasmessa per mezzo di Mosè. Giosia diede alla gente del popolo e a tutti quelli che si trovavano quivi del bestiamo minuto, agnelli e capretti, in numero di trentamila, tutti per la Pasqua, e tremila buoi, e questo proveniva dai beni particolari del re. E i suoi principi fecero anch'essi un dono spontaneo al popolo, ai sacerdoti e ai leviti. Il Chia, Zaccaria e Jehiel, conduttori della casa di Dio, dettero ai sacerdoti per i sacrifici della Pasqua duemila seicento capi di minuto bestiame e trecento buoi. Conania, Shemaia, Netnahel, suoi fratelli, Ashabiah, Jehiel e Josabad, capi dei Leviti, dettero ai Leviti per i sacrifici della Pasqua cinquemila capi di minuto bestiame e cinquecento buoi. Così il servizio essendo preparato, i sacerdoti si misero al loro posto, e così pure i leviti secondo le loro classi, conformemente all'ordine del Re. Poi fu immolata la Pasqua, i sacerdoti sparsero il sangue ricevuto dalle mani dei leviti e questi scorticarono le vittime, e i leviti misero da parte quello che doveva essere arso per darlo ai figlioli del popolo secondo i rami delle case paterne, perché lo offrissero all'Eterno secondo che è scritto nel libro di Mosè. E lo stesso fecero per i buoi. Poi arrostirono le vittime pasquali sul fuoco, secondo che è prescritto, ma le altre vivande consacrate le cossero impignate in, in caldaie e in pentole e s'affrettarono a portarle a tutti i figliuoli del popolo. Poi prepararono la Pasqua per se stessi e per i sacerdoti, perché i sacerdoti figliuoli da furono occupati fino alla notte a mettere sull'altare ciò che doveva essere arso e i grassi. Perciò i Leviti fecero i preparativi per se stessi e per i sacerdoti figlioli di Anonne. I cantori figlioli da Saf erano al loro posto, conforme all'ordine di Davide, da Saf, di Eman e di Geduhum, il veggente del re, e i portinai stavano a ciascuna porta. Essi non ebbero bisogno di allontanarsi dal loro servizio, perché i Leviti, i loro fratelli, preparavano la Pasqua per loro. Così in quel giorno... Tutto il servizio dell'Eterno fu preparato per far la Pasqua e per offrire olocausti sull'altare dell'Eterno, conformemente all'ordine del re Giosia. I figlioli di Israele, che si trovavano quivi, celebrarono allora la Pasqua e la festa degli Azzimi per sette giorni. Nessuna Pasqua come quella era stata celebrata in Israele dai giorni del profeta Samuele, ne alcuno dei re di Israele aveva celebrato una Pasqua pari a quella celebrata da Giosia, dai sacerdoti dei Leviti, da tutto Giuda e Israele che si trovava ancora là e dagli abitanti di Gerusalemme. Questa Pasqua fu celebrata il diciottesimo anno nel regno di Giosia. Dopo tutto questo, quando Giosia ebbe restaurato il Tempio, Neco re d'Egitto salì per combattere a Carchemish sull'Eufrate e Giosia li mosse contro, ma Neco li inviò de messi per dirgli: Che v'è egli fra me e te, o re di Giuda? Io non salgo oggi contro di te, ma contro una casa con la quale sono in guerra, e Dio m'ha comandato di far presto. Bada dunque di non opporti a Dio, il quale è meco, affinché egli non ti distrugga. Ma Giosia non volle tornare indietro, anzi si travestì per assalirlo e non diede ascolto alle parole di Neco che venivano dalla bocca di Dio. E venne dal battaglia nella valle di Megiddo, e gli arcieri tirarono al re Giosia, e il re disse ai suoi servi, portatemi via di qui, perché son ferito gravemente. I suoi servi lo tolsero dal carro, e lo misero sopra un secondo carro, che era pur suo, e lo menarono a Gerusalemme, e morì, e fu sepolto nel sepolcro dei suoi padri. Tutto Giuda e Gerusalemme piansero Giosia. Geremia compose un lamento sopra Giosia e tutti i cantori e tutte le cantatrici hanno parlato di Giosia nei loro lamenti fino al dì d'oggi e ne hanno stabilito un'usanza in Israele. Essi si trovano scritti tra i lamenti. Il rimanente delle azioni di Giosia, le sue opere pie secondo i precetti della legge dell'Eterno, le sue azioni prime ed ultime, sono cose scritte nel libro del re di Israele. E di Giuda. Secondo libro delle cronache, capitolo trentaseesimo. Allora il popolo del paese prese Ioacas, figliolo di Giosia, e lo fece re a Gerusalemme in luogo di suo padre. Ioacas aveva ventitré anni quando cominciò a regnare e regnò tre mesi a Gerusalemme. Il re d'Egitto lo depose a Gerusalemme e aggravò il Paese d'un'idignità di cento talenti d'argento ed un talento d'oro. E il re d'Egitto fece re sopra Giuda e sopra Gerusalemme Eliachin, fratello di Ioacas, e gli mutò il nome in quello di Ioaiacin. Neco prese Ioacas, fratello di lui, e lo menò in Egitto. Ioaiacin aveva venticinque anni quando cominciò a regnare, regnò undici anni a Gerusalemme e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, il suo Dio. Nebuchadnezzar, re di Babilonia, salì contro di lui e lo legò con catene di rame per menarlo a Babilonia. Nebucadnese portò pure a Babilonia parte degli utensili della casa dell'Eterno e li mise nel suo palazzo a Babilonia. Il rimanente delle azioni di Joachim, le abominazioni che commise e tutto quello di cui si rese colpevole, sono scritte nel libro dei re di Israele e di Giuda. Joachim suo figliuolo regnò in luogo suo. Joachim aveva otto anni quando cominciò a regnare, regnò tre mesi e dieci giorni a Gerusalemme e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. L'anno seguente il re Nebuchadnezzar mandò a prenderlo, lo fece menare a Babilonia con gli utensili preziosi della casa dell'Eterno e fece re di Giuda e di Gerusalemme Sedechia, fratello di Joachim. Sedechia aveva ventun anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme undici anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno del suo Dio e non somigliò dinanzi al profeta Geremia che gli parlava da parte dell'Eterno, e si ribellò pure a Nebuchadnezzar che l'aveva fatto giurare nel nome di Dio e indurò la sua cervice ed il suo cuore rifiutando di convertirsi all'Eterno all'Idio di Israele. Tutti i capi dei sacerdoti e il popolo moltiplicarono anch'essi le loro infedeltà seguendo tutte le abominazioni delle gente e contaminarono la casa dell'Eterno che gli aveva santificata a Gerusalemme e l'Eterno l'Iddio dei loro padri mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri poiché voleva risparmiare il suo popolo e la sua propria dimora ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio sprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti finché l'ira dell'Eterno contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio allora gli fece salire contro d'essi il re dei Caldei che uccise di spade i loro giovani nella casa del loro santuario, e non risparmiò né giovane né fanciulla, né vecchio né canizie. L'Eterno gli diede le mani ogni cosa. Nebucannese portò a Babilone tutti gli utensili della casa di Dio, grandi e piccoli, i tesori della casa dell'Eterno e i tesori del re i suoi capi. I caldei incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e ne distrussero tutti gli oggetti preziosi. E Nabucannese menò in cattività a Babilonia quelli che erano scampati dalla spada, ed essi furono assoggettati a Lui e ai suoi figlioli fino all'avvento del Regno di Persia, affinché s'adempisse la parola dell'Eterno pronunziata per bocca di Ceremia, fino a che il paese avesse goduto dei suoi sabati. Difatti, esso dovette riposare per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i settant'anni. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché s'adempisse la parola dell'Eterno pronunziata per bocca di Geremia, l'Eterno destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece pubblicare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro re di Persia, l'Eterno, l'Iddio dei cieli, m'ha dato tutti i regni della terra, ed egli m'ha comandato di edificargli una casa in Gerusalemme che è in Giuda. Chiunque tra voi e del suo popolo sia l'Eterno il suo Dio, con lui e parta.